giudica con telefonate. E dunque sono le 11:51 minuti, torniamo in diretta dal Pala Congressi di Rimini per la terza giornata del Congresso Nazionale Forense. Si è da poco conclusa la prima parte che prevedeva del programma di oggi, che prevedeva l'illustrazione e la votazione delle mozioni politiche, una prima parte che ha riservato anche qualche colpo di scena. Si proseguirà in questo momento con la tavola rotonda dedicata alla giustizia senza processo, una tavola rotonda che andrà a affrontare sia i temi civili sia i temi del diritto penale, legati ovviamente alle misure alternative al processo. Al termine di questa tavola rotonda, da non perdere assolutamente e rigorosamente in diretta con Uslo Web Radio, l'intervista che sarà proposta dal giornalista Giovanni Negri al ministro della giustizia Andrea Orlando. Tutto ovviamente sui temi congressuali, e qui in postazione con noi ci ha raggiunto Pino Gallo. Dicevamo, una prima parte di giornata che ha riservato qualche colpo di scena. E certo, forse anche il preludio a quello che accadrà nei giorni a venire. E certamente abbiamo avuto l'esempio plastico di quello che vuol dire un tema predisposto dalla Commissione, per cui abbiamo avuto oggi l'evidenza di cosa questo vuol dire anche sotto il profilo della discussione politica all'interno del Congresso. Molte voci di dissenso si sono levate, molte proteste, un gran numero di firmatari delle mozioni dichiarate inammissibili pare che si stiano adesso riunendo per adottare una qualche iniziativa, di cui certamente vi daremo notizie. E allora, mentre i lavori devono ancora riprendere, sarebbe proprio opportuno andare a risentire un contributo audio che si riferisce proprio al flash mob operato da ANF, che ha deciso a un certo punto dei lavori di uscire in segno di protesta dall'aula congressi di Rimini. Andiamo ad ascoltare l'audio che ci è stato proposto dai nostri inviati. ANF che flash mob chiedendo il rispetto delle regole. Avete già sentito Gigi Panzini ai nostri microfoni. Uslo Web Radio, la voce dell'avvocatura. 11:54, torniamo in diretta perché sta per prendere il via la tavola rotonda sul tema la giustizia senza processo, il ruolo centrale dell'avvocato. Andiamo in diretta con l'audio della sala congressi di Rimini. Il presidente della Commissione Giustizia del Senato, l'onorevole Nino D'Ascola, il neoeletto presidente Nico, chiedo scusa. Milena Miranda sta presentando gli ospiti che interverranno in questa tavola rotonda. Appunto, a coordinarla e moderarla sarà proprio l'avvocato Mirella Casiello. Intervengono, oltre al giornalista Giovanni Negri del Sole 24 Ore, anche l'onorevole Franco Vazio, vicepresidente della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, l'onorevole Francesco Paolo Sisto, l'onorevole Andrea Colletti, l'avvocato Nunzio Luciano, presidente di Cassa Forense, l'avvocato Francesca Sorbi, e poi per quanto riguarda la sessione penale, che è stata unita a quella civile per motivi di tempo, ci sarà anche il dottor Pietro Sansonetti, direttore del Dubbio, l'onorevole Gennaro Migliore, sottosegretario al Ministero della Giustizia, l'avvocato Giuseppe Fanfani, l'onorevole Nino D'Ascola, presidente della Commissione Giustizia del Senato, l'onorevole Anna Maria Bernini, l'avvocato Beniamino Migliucci, presidente dell'Unione Camere Penali Italiane, e l'avvocato Vincenzo Improta, vicepresidente dell'organismo unitario dell'OUA. I lavori stanno per iniziare e dunque andiamo in diretta. Avete visto, siamo stati costretti ad accorpare le tavole rotonde. La voce è quella del giornalista Giovanni Negri del Sole 24 Ore. È previsto l'intervento del ministro intorno alle 12:30, quindi mi rendo conto di chiedere un sacrificio a tutti i componenti di questa maxi tavola rotonda nel ridurre anche
anche un pochino i loro interventi e limitarli veramente a dei flash. Credo che col collega Sansonetti, per quanto di nostra competenza e per quanto le tavole rotonde avevano preso una fisionomia e sul civile e sul penale, proveremo a fare anche noi veramente solo dei flash come domanda, magari rinunciando ad un'interlocuzione un pochino più approfondita. Quindi ecco, io chiamerei subito in causa l'onorevole Colletti. Uno dei temi forti, insomma, di questo congresso è stato così questo circuito alternativo alla ordinaria giurisdizione che ha preso sempre più piede nelle politiche della giustizia degli ultimi anni. Si è iniziato con la conciliazione, percorso tormentato che è inutile rievocare qua adesso, la negoziazione assistita, nella quale il ruolo dell'avvocato ha sicuramente un peso maggiore. Potenzialmente potrebbe arrivare un'estensione ulteriore delle fattispecie sui quali esercitare forme alternative di risoluzione delle controversie all'esito dei lavori della commissione presieduta dall'ex presidente del Congresso Nazionale Forense Guido Alpa. Quindi un circuito alternativo che oramai ha preso una sua fisionomia, nel quale l'avvocato naturalmente rappresenta un perno importante. A questo punto però sarebbe interessante capire anche dai nostri interlocutori, soprattutto dai nostri interlocutori parlamentari, come in questa legislatura e nello scorcio forse di legislatura che rimane non amplissimo in realtà, ci si intende muovere per dare così a questo ruolo accresciuto dell'avvocato nell'amministrazione della giustizia anche una caratteristiche, diciamo così, più forti e coerenti, diciamo, con questo ruolo e con il fatto anche che la categoria è enormemente cresciuta anche nel corso del tempo e degli anni. Ho sentito ieri gli interventi di presentazione delle mozioni sulla forma di rappresentanza e ho sentito proprio sottolineare come tra gli argomenti che motivavano un cambio di passo anche sulla rappresentanza ci fosse il fatto che una volta la categoria era costituita da 60.000 avvocati, quando nacque l'OWA adesso sono 240.000. Il Parlamento si è mosso tenendo conto di questa realtà oppure no? Allora, cercherò di essere sintetico, visto che anche fra qualche settimana entrerà in vigore il principio della sinteticità degli atti, come vuole il Parlamento. Allora, per dirvi sul tema, partiamo magari dalla rappresentanza e dal fatto che siamo tanti avvocati. In realtà, la mia opinione su quella che è stata la riforma forense voluta durante l'ultima legislatura, proprio gli ultimi giorni, era dicembre addirittura del 2012, e quello che si sta facendo attualmente in Parlamento, mi sembra che la direzione sia quella di voler tagliare gli avvocati, ovvero far uscire dal mercato forense tutta una parte di avvocati che per alcuni non sono rappresentativi perché hanno un reddito troppo basso rispetto alla media. Questa è la mia idea e io sono uno di quei piccoli avvocati artigiani che, ahimè, anche forse perché giovane, aveva uno di quei redditi bassi. Diciamo che negli anni Ottanta, parlando con avvocati, io sono anche un privilegiato perché sono figlio di un piccolo avvocato di provincia, mio padre mi diceva che i primi 5 anni si sopravviveva, poi si iniziava a guadagnare e poi si stava davvero bene. Adesso i primi 5 anni... noi avvocati, almeno i giovani, vanno in perdita e guadagnano, cioè lavorano per la gloria soprattutto. I successivi 5 anni cercano di sopravvivere e magari a 45-50 anni davvero forse si riesce ad iniziare a guadagnare qualcosa. E questo è un dramma per l'intera categoria, e di cui forse sia OWA che CNF dovrebbero rendersi conto, e anche il Parlamento ovviamente. Ma partiamo anche del ruolo dell'avvocato nel processo. Si è parlato molto in Parlamento di mediazione, negoziazione assistita. Noi come Movimento 5 Stelle ci siamo sempre opposti a quella che ritenevamo una misura incostituzionale, ovvero la mediazione obbligatoria. Dover andare forzatamente da un organismo privato prima di poter adire un giudice. Non perché fossimo contro il concetto di mediazione e di conciliazione, ma perché è una visione classista del diritto.
attualmente ci sono alcune pronunce di alcuni giudici assurde dal mio punto di vista e contra legem e su cui si dovrebbe vigilare, per cui un cittadino prima di adire il giudice va dalla mediazione obbligatoria, paga, fallisce la mediazione obbligatoria, va dal giudice, il giudice poi lo manda in mediazione delegata dovendo pagare nuovamente la mediazione delegata. Siamo all'assurdità del sistema, un circolo vizioso che non si chiude mai. Tant'è vero che all'epoca, almeno per limitare questo strapotere degli organismi di mediazione privati, avevamo proposto l'alternatività secca tra mediazione obbligatoria e negoziazione assistita. Ovvero è la parte che decide se azionare la mediazione obbligatoria o se azionare la negoziazione assistita, senza ragionare su sotto i 50.000, sopra i 50.000 determinate materie. Questa è la nostra idea di diritto, perché la nostra idea di diritto è che noi dovremmo essere liberi di poter tutelare i nostri diritti davanti a un giudice terzo ed imparziale. Purtroppo questa idea di diritto, forse classica, sta venendo meno. Dall'altro punto di vista dovremmo domandarci perché ci sono meno processi all'estero? Perché ci sono più conciliazioni e funzionano meglio le conciliazioni anche laddove non sono obbligatorie? In realtà la conciliazione, la mediazione e tutti gli altri istituti alternativi funzionano dove funziona il processo civile. Più funziona il processo civile, più c'è meno interesse ad entrare nel processo civile. E spesso si porta avanti l'esempio di alcuni stati americani, lì sono stati federali, o della Gran Bretagna. Ora, il vero problema è che noi abbiamo inserito la mediazione obbligatoria perché il governo non è stato capace di far funzionare il processo civile. Ed è già questo il primo problema principale. Invece di pensare a far funzionare il processo civile, si è pensato di sabotare i diritti delle persone. Qual è il ruolo dell'avvocato? Ora, il ruolo dell'avvocato, e su questo purtroppo vi dico chiaramente che secondo me l'avvocato, l'avvocatura e le associazioni sono molto poco ascoltate dentro il nostro Parlamento. Basti vedere ultimamente, attraverso una legge di conversione di un decreto legge, è stato modificato totalmente il rito in Cassazione, senza poter ascoltare la voce delle varie associazioni forensi, perché è stato fatto con un emendamento in commissione dopo le audizioni. E anche questa modalità di cambiare la legge, il nostro codice attraverso decreti legge, mostra poi tutti i suoi limiti di interpretazione, di scrittura pessima della legge, di un legislatore disattento che ha come idea solo quella di andare veloce, fare leggi, senza avere idea di scrivere delle buone leggi. E poi noi avvocati siamo tacciati di essere coloro che intasano la giustizia, perché ora noi siamo, alcuni dicono azzecca garbugli o altro, non voglio dire questo, però vorrei capire da avvocato quante volte ci troviamo davanti a un dubbio interpretativo causato da una legge scritta male, e penso che tutti voi vi siate resi conto di questo. Ora, il ruolo dell'avvocato deve essere ovviamente anche il ruolo delle associazioni forensi, che secondo me sono anche importanti come associazionismo e fondamentali, deve essere questo, di essere un pungolo nei confronti del Parlamento. Vediamo, ad esempio, al Senato attualmente c'è il DDL sulla giustizia civile, che mi interessa perché io sono un civilista. Ora, qualora dovesse passare quello che è passato alla Camera, noi ci troveremmo come avvocati completamente nelle mani dei giudici. Non avremmo più quegli strumenti di poter gestire anche autonomamente il processo che avevamo prima. Tant'è vero che il rito semplificato sarà il rito classico. Ora io su quello non ho ascoltato nulla da parte di associazioni forensi, ora invece di stare qui a parlare noi come discussione, sarebbe bello piuttosto che fare una discussione in cui uno parla, il politico parla e gli avvocati ascoltano e basta, sarebbe bello parlare concretamente di quella che è la visione dell'avvocatura del futuro processo civile. Ed è la cosa che purtroppo in questi mesi da parlamentare ho ascoltato meno. Ora, il ruolo dell'avvocatura, secondo me, è quella anche di leader rispetto alle politiche legislative del Ministero e del Parlamento. Piuttosto che far decidere ai burocrati o ai magistrati dentro il Ministero qual è il nostro futuro,
dovremmo prendere in mano il nostro futuro e far capire anche al Parlamento che insieme valiamo qualcosa. Sono troppo andato troppo in là, quindi chiedo scusa per la mia mancata sinteticità. Chiedo scusa, ma veramente le risposte si devono limitare ai flash. Non è mia abitudine togliere la parola, veramente. È che purtroppo il tempo... E dunque il tempo è tiranno anche per la tavola rotonda che sta sviluppando in diretta. Sì, ed è un vero peccato, perché veramente c'è un parterre di tutto rispetto. Ieri, fra le tante accuse che si facevano all'OUA in liquidazione, era anche che ci fossero pochi politici. Oggi ne vedo tantissimi sul palco. C'è il sottosegretario, ci sono presidenti di commissioni, c'è il CSM, quindi ci sono veramente tante voci e peccato dover contingentare i tempi. Sentiamo il presidente Sonetti. Esattamente, da un giornalista all'altro abbiamo sentito Giovanni Negri da moderatore e ora è la volta di Piero Sansonetti, direttore del Dubbio. Dal loro incarico per un processo della stampa, fondamentalmente è stata la stampa che ha deciso di svolgere il processo, che si è concluso con una condanna di Cota e Marino, il processo vero, cioè quello che ha fatto la stampa. Poi c'è stato l'adempimento burocratico del processo vero e proprio, che si è concluso con un'assoluzione, ma poco male, fuori dalle palle tutti e due. E poi ci sono altri casi, cioè ho visto la protesta di alcuni giornali perché al Presidente della Regione Lazio era stata rispettata la legge, una cosa folle, non era stato esposto al pubblico ludibrio, è stato del tutto scagionato da ogni accusa, ma naturalmente la stampa è furibonda e noi, dice la stampa, abbiamo il diritto a fare il nostro processo. Non si capisce perché i giudici ce lo levano e pretendono addirittura di farlo loro, cosa che non rientra nella Costituzione materiale, no? Perché esiste la Costituzione, ma esiste anche la Costituzione materiale. O abbiamo ancora il caso di quel ragazzo indiano a Siracusa che è stato linciato non dai magistrati ma dai giornali. I magistrati hanno visto che non c'era stato nessun reato e quindi l'avevano scarcerato, lo accusavano di voler rapire una bambina a piedi nudi in una scogliera con molta gente intorno. E il magistrato, visto che il reato non c'era, scioccamente l'ha scarcerato, mentre la stampa aveva chiesto che fosse arrestato e possibilmente anche rapidamente condannata. Quindi i casi sono tantissimi. Io non parlo più e vi chiedo solo di intervenire rapidamente su questo tema, poco più di 2 minuti a testa. Partiamo dalla senatrice Bernini e poi, alternandoci con l'altra tavola rotonda, tutte e due le tavole rotonde possibilmente non dovete superare i 2 minuti perché abbiamo 30-40 minuti di tempo. La senatrice Bernini. Va bene, cercherò di essere. Prima di tutto, buongiorno a tutti, grazie dell'ospitalità, grazie al Consiglio Nazionale Forense, grazie da avvocato per aver creato un'occasione in cui non solo tutti ci stiamo confrontando, ma come ho avuto modo di dire a tutti quelli che ho incontrato, stiamo facendo uscire in un momento difficile per la nostra storia, non solamente la nostra storia di avvocati, di professionisti, ma anche diciamo la storia del nostro processo, processo penale e civile, la storia del nostro paese, è a un crocevia. Quindi importantissimo che noi siamo unitari, sintetici e icastici anche in questo. Allora, visto che la sintesi deve essere l'essenza di questa tavola rotonda, cercherò di essere sintetica anch'io. Noi affrontiamo un tema che è, come posso dire, profondamente condiviso a livello europeo e non solo, che è quello della mediatizzazione del processo penale. Quello che si dovrebbe fare, è evidente, lo sappiamo tutti, uniquique sum, ossia ogni personaggio protagonista del processo, a partire dagli inquirenti fino ai magistrati, i giornalisti, i consulenti, gli avvocati, dovrebbero deontologicamente tenersi nel proprio. Voglio dire, è più facile a dirsi che a farsi. Noi sappiamo benissimo che anche alcuni paesi che ci hanno criticato fortemente per la mediatizzazione del nostro processo sono a loro volta fortemente mediatizzati. Pensate agli Stati Uniti, inseguimenti clamorosi dove voi sapete Hillary Clinton ci ha bacchettato durante il processo Meredith Kercher perché lo stavamo spettacolarizzando troppo, perché c'erano gli appelli, le pleduarie dei due imputati, ormai imputati, che si rivolgevano al mondo dicendo siamo innocenti, e i nostri giudici cattivi invece la pensavano, secondo gli Stati Uniti, diversamente. In realtà
Vedete, quello che tutti noi stiamo cercando di fare nel nostro ruolo di legislatori e di protagonisti in diversa misura del processo è cercare di non farci influenzare, il che, come avrebbe detto De Gaulle, è vaste programme, no? Noi ci troviamo di fronte a un paradosso della storia, scusatemi, io sto cercando di fare un carottaggio per principi di quello che vi vorrei comunicare sia come avvocato che come legislatore, visto che da qualche anno sto facendo questa straordinaria esperienza. Devo dire, è un programma complicato perché da un lato i nuovi mezzi di comunicazione sono uno strumento di divulgazione di nuove libertà e quindi di democrazia, e dall'altro lato sono un elemento distorsivo. Tutti voi sapete che sono sempre esistiti, non solamente in Italia, i colpevolisti e gli innocentisti. I grandi processi sono sempre stati un mezzo per la formazione del consenso, del convincimento, dell'opinione collettiva, ma mai come adesso si sono celebrati per vie parallele, in misura parallela, cioè il processo processuale, giurisdizionale, assistito dai principi di ordine pubblico processuale, dall'articolo 111 della Costituzione, e c'è il processo mediatico, assistito solamente da un'interpretazione troppo estensiva per quanto mi riguarda dell'articolo 21 della Costituzione, ossia diritto di informare, informarsi, ad essere informati, che mostrizza chiunque e riduce il processo penale, che è una cosa seria, perché ha ad oggetto la vita, la dignità, l'onore, il patrimonio, le relazioni familiari, le relazioni professionali, tutto quello che riguarda un individuo, e rischia di tenerlo in ballo per anni, addirittura mezza vita, se consideriamo alcune fughe in avanti sulla prescrizione che stiamo valutando in questo momento in Parlamento. Dicevo, tutto questo viene ridotto a un click o a un televoto, perché voi vedete che ultimamente i processi si fanno in televisione, sui media, su internet, vengono rimbalzati senza tempo e addirittura sottoposti al voto popolare, che è una sorta di, come posso dire, agorà infinita, processo emotivo, emozionale, che porta a delle conseguenze che spesso fanno agio sul processo vero, perché tutto l'entusiasmo, tutta l'intensità si consuma nella celebrazione del processo virtuale. Quindi quando arriva la sentenza, o è percepita come ingiusta, se non è in linea con quello che la pubblica opinione si era convinta dovesse essere, o addirittura vive nel sovrano disinteresse. Soluzioni, e poi chiudo. Voi direte: sei un'ingenua. Io ho visto che il legislatore ha cercato in ogni modo di confrontarsi con questo problema, con una disciplina sulla fuoriuscita di documenti, non parlerò di intercettazioni. Il legislatore si è addirittura arreso perché ha dismesso i suoi poteri legislativi affidando al governo con una delega il potere di legiferare sul punto. Però quello che tutti noi dovremmo considerare è che gli unici paesi in cui un minimo di disciplina ha funzionato sono i paesi in cui si sono utilizzati non già le leggi, spesso aggirabili, ma i codici di autodisciplina. Quindi quello che a me sembra un percorso transitabile, e su questo vorrei ovviamente confrontarmi con i miei colleghi ove ce ne fosse il tempo, è che ciascuno, come ho cominciato, unicuique suum, sulla base del ruolo, predisponga non solamente dei precetti deontologici, ma anche delle sanzioni deontologiche a fronte di eccessi di protagonismo che fanno male al processo, fanno male agli indagati, fanno male agli imputati, fanno male ai cittadini, fanno male ai vecchi, nuovi, finti, veri mostri che non meritano di essere trattati così, comunque, innocenti o colpevoli che siano. Grazie, e scusate il carotaggio forse che ha dato per scontate troppe cose, ma non voglio sottrarre tempo ai colleghi che mi seguiranno. Queste le parole dell'onorevole Anna Maria Bernini della Commissione Affari Costituzionali del Senato. Mentre riprende la parola è ora il giornalista del Sole 24 Ore, Giovanni Negri. Cioè l'avvocato Francesca Sorbi e l'avvocato Laura Iannotta. Lo ricordava prima l'onorevole Colletti. Ancora interventi sul processo civile inseriti, adesso non voglio dire più o meno di soppiatto, ma comunque senza ascoltare le rappresentanze dell'avvocatura e comunque in tempi estremamente rapidi, quali quelli della legge di conversione di un decreto legge. Secondo voi sul processo civile
è ora veramente di mettere la parola fine a questi interventi, diciamo così, spezzatino, accresciuti anche dal fatto poi che la legislatura ovviamente va verso la sua fase conclusiva e grandi riforme di struttura, evidentemente, posto che se ne siano fatte, forse in questo scorcio non se ne potranno certo fare. E in questa prospettiva quali sono le vostre priorità? Grazie. Prima magari l'avvocato Francesca Sorbi e poi l'avvocato Laura Iannotta. Sì, grazie. Buongiorno colleghi. La domanda mi lascia un po' spiazzata, mi esula un po' dal tema che mi era stato preannunciato, ma colgo l'occasione per invece proprio per riagganciarmi al tema che è il tema congressuale. Modifiche certo, a iosa, in continuazione, a volte ci sentiamo sulle barricate, i colleghi lo sanno, il Consiglio Nazionale Forense segue costantemente i lavori parlamentari, interviene costantemente per richiedere di essere audito davanti, vedo il collega che fa cenno con la testa, di essere audito dalle varie commissioni. Non c'è mai un calo di attenzione, anche se è oggettivamente difficile stare dietro alle iniziative che frequentemente vengono assunte senza tener conto del parere dell'avvocatura. Non è sempre così, noi ci stiamo, ripeto, lavorando in continuazione, i nostri consiglieri sono presenti e stanno particolarmente attenti a conservare il rapporto con le commissioni di riferimento. Devo dire che sul campo di queste nuove iniziative legislative c'è del buono, come c'è qualche cosa che merita di essere modificato. Per tornare, ripeto, al tema congressuale, io credo che il dialogo sia in continua evoluzione. Da oggi, da questa assise, sono uscite una serie di mozioni approvate dal congresso relative addirittura a un miglioramento, un approfondimento, una nuova visione dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie. C'è stato sicuramente un cambio di visione da parte dell'avvocatura in questi anni. Ricordo al congresso di Genova quando si discuteva sulla media conciliazione, da allora la conciliazione è diventata una realtà, è diventato uno strumento che i colleghi hanno iniziato ad apprezzare, ad usare. Oggi ne abbiamo ancora perché accanto a questo c'è lo strumento della negoziazione assistita che si sta rivelando un'ottima opportunità sicuramente in ambito familiare e ci sono ancora spazi di miglioramento in ambito commerciale. Abbiamo nuovi strumenti nell'ambito degli organismi di composizione della crisi, volti ad intervenire anche nel settore economico. E potrei aggiungerne ancora la mediazione tributaria, mediazione nei contratti pubblici, rapporti con l'ANAC che si propone come ente di riferimento per risolvere tutte le controversie relative alle aggiudicazioni. Abbiamo veramente una serie di temi caldi sui quali ci stiamo impegnando. L'interlocuzione è costante con la Commissione ALPA, a cui lei ha fatto cenno all'inizio del suo intervento, in un viaggio che speriamo di condurre assieme verso un'armonizzazione di questo sistema. Mi fermo e la ringrazio. Grazie a lei. Avvocato Iannotta, prego, Presidente dell'Unione delle Camere Civili. Grazie, ringrazio tutti per la partecipazione a questa tavola rotonda. Anch'io un po' spiazzata dalla domanda del dottor Negri, nel senso che il tema è quello della DR su il discorso principale del processo civile, riforme, DL, a volte ascoltati, a volte no, comunque continuiamo a parlare, va benissimo che la voce dell'avvocatura sia portata avanti, l'ho già detto ieri anche in tema di rappresentanza, dal quello che è il Consiglio Nazionale Forense che è presente in tutte le commissioni, parleremo anche noi, questo è chiaro, siamo associazioni rappresentative, siamo indipendenti, autonome e porteremo la nostra voce, ovviamente in genere come fin qui è stato, condivisa nei vari tavoli, come sinteticità degli atti piuttosto che riforma DL. L'unica cosa che
dico qui, ma proprio in due secondi, e che dispiace, è che il famoso legge delega, quindi riforma processo civile, approvata dalla Camera sin dal 10 marzo, se non il 10, comunque marzo 2016, debba ancora essere presa in esame dal Senato. Se vogliamo accelerare poi con ritocchi quello che è ovviamente un progetto che in parte è condivisibile, in parte ci sono alcuni emendamenti da sottoporre, però finché non viene preso in esame, e non capisco questo stallo, cioè capisco le urgenze che ci sono state, per carità, però almeno iniziare a prenderlo in esame, questo me lo auguro. Torno alle ADR, che è il tema centrale di questa tavola rotonda. Molto è stato fatto, è stato appena licenziato il documento della commissione presieduta da ALPA sulla mediazione, credo che sia già stata presentata, a quello che ho letto, al ministro Orlando. Ho letto alcuni scorci positivi, sicuramente ci sarà stato un miglioramento, ed è un discorso da portare avanti. Mediazione direi che ha finalmente preso piede, che sta prendendo piede, che è condivisa da gran parte dell'avvocatura, che offre una partecipazione dell'avvocato all'amministrazione della giustizia come protagonista. Di questo dobbiamo sempre più renderci conto. Negoziazione assistita molto bene, a mio parere, nel campo di diritto di famiglia, pur con degli accorgimenti che saranno portati avanti anche con le mozioni politiche approvate oggi. Credo che vada sviluppato il tema della negoziazione assistita anche negli altri campi, e vada sviluppato proprio attraverso delle conoscenze da parte dell'avvocatura e degli approfondimenti di formazione che ancora non ci sono. L'unico neo forse che ancora c'è, e va a mio parere studiato, esaminato e cercato proprio di portare avanti come cultura alternativa che deve esserci in fase stragiudiziale, è quello delle camere arbitrali. Le camere arbitrali ancora peccano di una loro limitazione, non sono ancora partite in modo così incisivo come la mediazione. Qui bisogna che l'avvocatura sia cosciente di questo, sia cosciente che attraverso le camere arbitrali formulate in certi modi, con determinati meccanismi, determinati paletti, debbano essere diffuse. Ci debba essere anche qui una diffusione, come c'è stata per la mediazione, per quelle che sono le camere arbitrali, perché potrebbero aiutare ovviamente parecchio. Ci sono anche dei preconcetti, secondo me, su questo, e delle preclusioni da parte dell'avvocatura che dovrebbero essere tolti. Detto questo, mi auguro che si possa andare avanti, mi auguro anche che benissimo le ADR, benissimo tutta la fase stragiudiziale, non dimentichiamoci anche però dell'efficienza della giustizia nel processo, e quindi che anche l'avvocato deve partecipare come suo primo ruolo fondamentale nella giustizia, che è nei tribunali e che presenta ancora molte lacune, ma questo a livello organizzativo e di così tribunali che non funzionano per svariati motivi che ci siamo già detti in più occasioni. Grazie. Torniamo al processo penale, in questa alternanza, cioè un nuovo modo di discutere su binario, il sistema binario dei due temi. Ha parlato la senatrice Bernini, che rappresenta l'opposizione. Darei la parola a Gennaro Migliore, che è sottosegretario alla giustizia e che naturalmente rappresenta il governo. Naturalmente, diciamo. Buongiorno a tutte e a tutti, ringrazio per l'invito a questo congresso, un congresso mi sembra molto importante. Devo dire che questa formula sta assumendo dei contorni divertenti, perché mentre uno si sta concentrando su un argomento passa subito su un altro. Direi che a questo punto non vi dirò ovviamente tutto quello che avevo intenzione di dirvi rispetto a principi fondamentali,
quali quelli della contrapposizione tra diritti fondamentali come quello della libertà di espressione e la tutela della privacy, cose sulle quali potremmo ragionare, ma vi vorrei fare solo due flash. Il primo riguarda una massima che mi è stata, che ho ascoltato per la prima volta da un vostro collega il mio primo giorno da sottosegretario all'inaugurazione dell'anno giudiziario a Napoli. Il rappresentante dell'Unione delle Camere Penali disse una cosa che poi per me è rimasta, diciamo, scolpita, ed è, per quanto mi riguarda, l'argomento su cui stiamo discutendo qui. Lui disse: il problema del rapporto tra giustizia e informazione è un problema di separazione delle carriere. Allora, a quel punto, panico in sala, vista, diciamo, la composizione media della platea, e poi aggiunse, cosa che io condivido molto, la separazione delle carriere tra giornalisti e pubblici ministeri. Perché evidentemente quello che è accaduto nel corso di questi anni, è stato raccontato anche prima, è l'abuso da parte di funzioni che dovrebbero essere di informazione anche nell'esercizio della propria, diciamo, legittima opinione, di voler celebrare il processo, definire la sentenza e anche sindacare sull'archiviazione, perché nel momento in cui c'è un rappresentante politico che magari viene associato o viene denunciato per concorso esterno in associazione mafiosa e sul quale si fanno, oppure, diciamo, un presidente di regione che riceve 25, 30, 40 prime pagine su questo argomento, quando viene assolto sta a pagina 18 tra le brevi, francamente penso che tutto l'esercizio della giurisdizione fatto da alcuni, questi giornalisti, rappresenta un'alterazione di quello che, con linguaggio furbito, la mia collega Bernini ha detto, cioè diamoci una regolata. Dal punto di vista formale, io penso che noi siamo nella condizione oggi, anche con il recente provvedimento che è in discussione al Senato, almeno di individuare, di regolare degli strumenti normativi che prendano anche le mosse da iniziative proprio delle procure. Per esempio la procura di Napoli e quella di Roma hanno indicato dei criteri direttivi secondo i quali, sia nella comunicazione tra giornalisti e magistrati, e qui parlo di una cosa un po' più seria, diciamo così, sia nella eventualità delle cosiddette trascrizioni per materie non sensibili su brogliaccio direttamente da parte della polizia giudiziaria, si possa individuare un principio di filtro che, non limitando ovviamente né il diritto della difesa né il diritto all'informazione, però non ecceda su quello che è invece il carattere di invasività degli aspetti in questo senso. Però non ci sono solo gli imputati eccellenti, io su questo vorrei richiamare la vostra attenzione. Esiste una distorsione di processo mediatico di massa, direi, mentre ci sono degli obiettivi e dei target individuali, in realtà ci sono delle vere e proprie categorie stigmatizzate. Io penso che, per esempio, ogni qualvolta c'è il processo al clandestino, al rom, al rumeno, al migrante, al profugo, al finto profugo, rappresenti una caduta pesante di quelli che sono i diritti fondamentali e soprattutto la deontologia di una parte dell'informazione, che però ha, e concludo con questo, una spiegazione. Perché vedete, se c'è qualcuno che vende, c'è qualcuno che compra. E quindi se c'è qualcuno che vende processi mediatici, c'è qualcuno che li compra. E quello che lo compra può essere genericamente inteso come la dittatura dell'audience. Abbiamo visto tutti i processi, soprattutto in televisione, che quotidianamente si svolgono addirittura con la convocazione delle parti del processo, ma sono anche la politica e in particolare due partiti politici, il Movimento 5 Stelle, che scopro oggi con piacere molto attento alle ragioni dell'avvocatura e con qualche, diciamo, inclinazione a critica nei confronti della magistratura, e la Lega. Il primo perché utilizza, diciamo,
pesantemente quelli che sono le informazioni che provengono da questo tipo di processi mediatici per fare manifesti tipo la piovra col PD, e l'altro perché rappresenta attraverso la sua campagna di stampa una sollecitazione continua alla stigmatizzazione di interi settori della società. Ecco, io penso che proprio nella funzione di una corretta autoregolamentazione noi politici dovremmo iniziare a dare il buon esempio. Grazie. Grazie. Passo subito la parola qui alla mia destra adesso. Comunque all'onorevole Sisto chiedo rapidamente: il mito dell'efficienza nelle ultime politiche della giustizia è una costante. E dunque, mentre proseguono i lavori della tavola rotonda, siamo in postazione con Pino Gallo. Curioso che anche l'onorevole Gennaro Migliore si sia lamentato del modo in cui vengono condotti i lavori. Sì, questo ping pong non aiuta certamente a seguire un filo di un discorso comunque importante su tematiche importanti che stanno interessando tutta l'opinione pubblica in questo momento. Siamo comunque tornati sul tema civile e dunque torniamo in diretta dalla sala congressi di Rimini. Fa difendere un cliente e difendere i cittadini, lo si difende con la stessa, diciamo così, voglia di raggiungere obiettivi che siano condivisi. E la risposta è sì, perché è ovvio che giustizia senza processo, ruolo centrale dell'avvocato, possono diventare processo senza giustizia e ruolo eventuale dell'avvocato. Qual è il procedimento a dolo eventuale, senza scomodare la Thyssen, che questo governo e questa maggioranza pone in essere? Una ricerca di una finta efficienza, perché l'efficienza nella giustizia la si raggiunge soltanto con interventi strutturali, magistrati, personale, strutture. Se si va per piccoli passaggi, per proroghe, mi riferisco al 168 del 2016 di questi giorni, proroghe molto limitate, quasi personali, deroghe molto limitate, quasi personali, beh, questo non è l'efficienza della giustizia. Questo è un modo per sacramentare un principio, che per rendere la giustizia più efficiente bisogna intervenire sulle garanzie, perché questo è accaduto. La modifica del 375 del codice di procedura civile fa sì che adesso in Cassazione, ma ci eravamo già abituati con quell'orientamento, i colleghi penalisti sanno che oggi consente la Cassazione di discutere i riesami in materia di sequestro senza la presenza dei difensori, ci si sta abituando ad un processo druidico in cui la difesa ha sempre meno importanza. Questo non è efficienza, questo è morte del processo. Se noi pensiamo che l'efficienza possa essere raggiunta facendo a meno della difesa e della presenza degli avvocati davanti ai giudici, noi commettiamo un omicidio costituzionale. L'articolo 24 va difeso in Parlamento, cari colleghi avvocati, e non si può dire che è la stessa cosa scrivere una memoria ed essere presenti davanti al giudice. Noi che siamo avvocati ormai di non più giovane età sappiamo bene quanto è importante la presenza del difensore davanti al giudice. Ecco, io sono molto preoccupato, caro Giovanni Negri, di questo trend che sta prendendo la struttura dell'efficienza nella giustizia, perché non dimentico mai che noi abbiamo un ministero a trazione PMistica che in qualche modo rivendica la sua presenza culturale. Di questo noi dovremmo essere perfettamente consapevoli, accettando lealmente la genesi di determinate scelte. Ma vogliamo parlare della riforma del processo penale in cui l'imputato, la presenza dell'imputato è una mera eventualità? Vogliamo chiederci perché, anziché agire sulla scorrevolezza del processo penale, si paralizzano i tempi con la prescrizione, tradendo il 111 e quindi condannandoci a processi più lunghi? E qui i due argomenti si uniscono, vedo anche Piero Sansonetti interessato, cioè la lunghezza del processo rispetto alle assoluzioni, che anziché come la sanzione di Jhering che arrivava troppo tardi, arrivano troppo tardi le assoluzioni. Allungare la prescrizione vuol dire allungare i processi e allungare i tempi delle assoluzioni. Io penso che questo sia un dato di civiltà che noi dobbiamo recepire ed evitare, e sono rapidissimo, quell'altro ologramma concettuale di questo governo, di questa maggioranza.
ti prometto una tragedia, accontentati di una mezza tragedia. Io non voglio la mezza tragedia, perché il fatto che ci sia questa corsa al peggio e poi meglio il meno peggio del peggio è una cosa che noi non dobbiamo accettare e contro cui dobbiamo protestare. Questo provvedimento ultimo, questo decreto legge, io non ho mai visto una decretazione di urgenza, 8 volte siamo intervenuti su giudici del massimario, su efficienza della Cassazione, 8 decreti legge. Allora noi dobbiamo, in materia penale non si è mai visto un abuso di questo genere. Ecco, io sono molto preoccupato, lo dico sinceramente. È una giustizia che si allontana dai cittadini e dagli avvocati in modo vertiginoso, che dà per scontata una serie di provvedimenti che renderebbero la giustizia più efficiente. Io credo, cari avvocati, che non è proprio consentito che noi si rimanga inerti di fronte, e mi rivolgo ai colleghi che sono in Parlamento, non perché l'avvocatura è lobbistica e difende gli avvocati, l'avvocatura difende i cittadini, perché difendere il diritto di difesa, la presenza degli avvocati significa difendere i cittadini, e questo è il nostro principale dovere. Grazie. Continuando. E dunque sintesi tra politica e avvocatura in una sola persona, in un solo intervento, no Pino Gallo? Ha accolto e attraversato l'onorevole Sisto, l'avvocato Sisto, quanto di difficile si sta prospettando per l'avvocatura in questo momento, un'avvocatura sempre più ristretta in spazi angusti. La decretazione d'urgenza alla quale ha fatto riferimento, con 8 decreti legge che sono andati a toccare proprio il settore penale, dà il senso di una giustizia che si allontana sempre più dai cittadini. E mi pare che nell'ultima diciamo, frase sia racchiuso anche un attimino quello che si è verificato oggi in tema di mozioni. L'avvocatura difende i cittadini. Sono state delle mozioni che portavano all'attenzione del Congresso proprio la tutela dei cittadini. Assolutamente sì. Tutto questo nella tavola rotonda che si sta sviluppando a Rimini, la giustizia senza processo, il ruolo centrale dell'avvocato, aspetti civili e penali, ma proseguiamo con gli interventi. La politica abbia degli obblighi e anche degli obiettivi fenomenali, vedete? La magistratura si è modificata da un'istituzione di garanzia e divenuta un'istituzione di scopo. Pochi riflettono sul cambiamento che si sta verificando nel nostro Paese. Un Paese di civil law sta diventando un Paese di common law. Scrive Niccolò Zanon sempre in questo libro, non sempre la politica ignava o inconsapevole e lascia dei vuoti, nel senso che non legifera. Ricordava il sottosegretario Migliore il concorso esterno in associazione mafiosa. Lo fa perché ritiene che non si debba legiferare. Noi siamo di fronte a un'interpretazione creativa. L'interpretazione serve quando le leggi sono poco chiare, l'interpretazione serve per dare un senso costituzionale alle norme, per dare un senso secondo l'articolo 12 delle preleggi. Ma quando crea il diritto senza legittimazione democratica, qui c'è un problema di fondo. E questa società giudiziaria ci avvicina a tutto questo. Quali sono gli antidoti? Gli antidoti credo che vadano ricercati in noi stessi, e gli avvocati hanno una funzione fenomenale, quella della difesa dei principi costituzionali. Vedete, ce ne sono alcuni che sono demodé o dimenticati. La presunzione di innocenza, chi interessa più? Dopo il primo grado, sei condannato definitivamente, non ci ricordiamo che senza l'appello Tortora sarebbe morto condannato. C'è chi al Senato propone, e Nico D'Ascola, il presidente D'Ascola, sta conducendo invece una battaglia in tal senso, perché va riconosciuto, vorrebbe l'interruzione della prescrizione. Interrompiamo dopo il primo grado, momentaneamente, cioè, la diretta dalla tavola rotonda, perché abbiamo i nostri microfoni il ministro della giustizia Andrea Orlando. Nel merito delle singole vicende, il ministro della giustizia non può essere il Congresso nazionale forense per la giurisdizione civile. Beh, che è una sfida che abbiamo iniziato che si sta realizzando, cominciano a crescere, sono quadruplicate in pochi anni l'utilizzo di strumenti paralleli alla giustizia e integranti con la giustizia, le cosiddette ADR, la giustizia, mediazione,
si tratta di un di una dimostrazione del fatto che la avvocatura non solo non è la causa della crisi come della giurisdizione, come spesso si dice, ma può essere uno dei soggetti che concorre alla sua soluzione. Troppi eccessi bisogna limitarli. Sì, credo che però questa non è una soluzione, non è un tema che si risolve all'interno del processo, questa è una questione che riguarda l'informazione. Da questo punto di vista credo che sarebbe sbagliato pensare a norme che disciplinino queste materie. C'è una dimensione deontologica che forse dovrebbe funzionare un po' meglio, e su questo penso che bisognerebbe che si facesse una riflessione. Ministro, da ieri l'avvocatura ha un nuovo organismo rappresentativo. Cosa ne pensa? Beh, sono scelte che naturalmente, nelle quali naturalmente non voglio entrare perché competono all'autonomia. L'augurio che faccio e l'augurio che ho fatto da quando mi sono insediato è che le scelte organizzative che l'avvocatura fa sulla rappresentanza rafforzino l'unità dell'avvocatura, perché l'avvocatura unita è una forza al servizio della democrazia del paese. L'avvocatura divisa e conflittuale rischia di essere invece uno dei problemi della giurisdizione. In questi anni abbiamo fatto dei passi avanti perché si è realizzato un grado sufficiente di unità, ma penso che si possa fare anche di più. Grazie. Era il ministro della giustizia Andrea Orlando che ai microfoni di Uslaw Web Radio ha affermato: l'avvocatura non è la causa della crisi della giustizia, ma può essere uno degli strumenti per risolverla. Beh, questo è un concetto sul quale il ministro, dobbiamo ammetterlo, ritorna da tempo, lo aveva già affermato a Venezia e oggi lo ha affermato con maggiore forza. Alla domanda di Milena, molto specifica sul tema della rappresentanza, anche una risposta importante, ha affermato l'importanza dell'unità dell'avvocatura e dell'indipendenza, e ha detto che non è una scelta che ovviamente può competere ad altri che all'avvocatura stessa. Del resto lo abbiamo detto sin dal momento successivo alla pubblicazione del risultato del voto, c'è un voto molto forte, per cui bisogna, diciamo, l'avvocatura si è espressa in maniera democratica, ha avuto la mozione poi che ha passato il vaglio dell'assemblea, un voto molto ampio, e quindi adesso lo strumento c'è, è uno strumento che sembrerebbe gradito anche al ministro, vedremo se potrà dare i frutti che tutti ci auguriamo. Tutti ci auguriamo, esattamente. Dunque, il ministro della giustizia Andrea Orlando ha appena parlato sulle frequenze di Uslaw Web Radio, radio che parla da collega a collega, da avvocato ad avvocato, questa volta anche da ministro della giustizia. Tanti, tanti avvocati che ci seguono da tutta Italia in diretta. Beh, per noi è una piccola importante emozione, un piccolo traguardo che raggiungiamo, e quindi non possiamo che essere compiaciuti di questo risultato. Adesso sentiremo il ministro in maniera più ampia nel corso dell'intervista che darà agli altri. Sì, e soprattutto al collega di Solo 24 Ore, Giovanni Negri, che ieri è stato con noi e che oggi avrà il compito di intervistarlo proprio davanti all'Assemblea degli Avvocati. Ma torniamo a questo punto con la diretta dalla tavola rotonda per andare a sentire come proseguono i lavori. Anche in materia di lavoro uno strumento efficace ed operativo. È un emendamento che abbiamo fatto, proposto tra l'altro sottoscritto, e quindi che ha nobilitato il ruolo dell'avvocatura. Vado oltre, dico che il ruolo dell'avvocato ha rappresentato, e anche i rapporti con il CNF, con le associazioni forensi. Io non condivido l'opinione che non c'è stato un rapporto, anzi, proprio perché c'è stato un grande rapporto, mi riferisco tutti ai temi della RC Auto, alle tabelle assicurative, al tema che abbiamo affrontato con i colleghi parlamentari e che abbiamo sviluppato, che salutiamo il ministro, che abbiamo sviluppato in questa legislatura, ha nobilitato l'avvocatura. Vedete, qua ci dobbiamo mettere d'accordo se raccogliere applausi o avere sdoppiamenti di personalità. A me fa piacere che il collega Colletti vada nelle assemblee e raccolga applausi, tanto se parla ai magistrati quanto se parla agli avvocati. Vede, l'onorevole Colletti, quando viene in commissione e
appare all'orizzonte il dottor Davigo diventa un suo mantra e la prescrizione potrebbe essere cancellata totalmente dall'albo del nostro codice, così come l'onorevole Colletti si dimentica di ricordare che i suoi colleghi parlamentari come il Bonafede plaude quando colleghi avvocati propugnano come a Grosseto di svolgere l'attività gratuitamente. È la nobilitazione della professione forense svolgere l'attività gratuitamente in favore dei cittadini? Io non credo. Gli avvocati devono avere le proprie parcelle, fare il proprio lavoro con dignità e non dobbiamo svilire la professione dell'avvocatura, perché il tema della funzione dell'avvocatura è questo. È quello di farsi pagare il giusto, ma non può passare l'idea che il buon avvocato è quello che lo fa gratis. Allora io non vengo a raccogliere applausi, dico che la strada è lunga e credo che sotto questo profilo il rapporto che ci deve essere tra associazioni forensi, tra i magistrati e gli avvocati, ma anche i colleghi parlamentari deve essere intenso, e allora dobbiamo traguardare questo periodo complicato sapendo che la strada è lunga, ma solamente attraverso un rapporto proficuo si può arrivare felici alla meta. Grazie, non rubo altro tempo. Grazie, intanto saluto il ministro che è arrivato, il ministro Orlando. Ciao, come stai? Il ministro Orlando, che dopo essere stato ai microfoni di Uslo Web Radio, sta salendo sul palco delle relazioni dei relatori, sta salutando tutti i partecipanti alla tavola rotonda. Avete sentito il giornalista Sansonetti dargli il benvenuto pubblicamente. Al senatore D'Ascola, che è il e ora è la volta del senatore D'Ascola, presidente della Commissione Giustizia del Senato. I politici hanno fatto tante promesse, hanno preso anche un bel po' di applausi. Vedremo se il lavoro parlamentare corrisponderà ai buoni intenti che sono stati espressi. Sentiamo D'Ascola. È impegnativo e i tempi che ci sono assegnati sono estremamente brevi. Io vorrei iniziare con una anticipazione quando parliamo di spettacolarizzazione, perché i nostri interventi non abbiano il significato sgradevole delle opinioni unilaterali, dobbiamo mettere dentro anche la nostra categoria di avvocati, perché è sufficiente ricordare taluni spettacoli pubblici, televisivi, davvero tristi e penosi, nel corso dei quali la parte forse peggiore dell'avvocatura ha dato un'immagine davvero devastante al riguardo. Ora, parlare di appunto spettacolarizzazione significa parlare di bilanciamento di interessi contrapposti, quindi di una materia complessa, di una materia delicata. Non dobbiamo dimenticare che da un lato ci sta il diritto alla informazione, che non può essere una componente del tutto dimenticata in un dibattito di questo genere. Dall'altra parte ovviamente ci sta il divieto che il processo sia eluso, perché spettacolarizzare il processo significa eludere il processo, formare una verità precostituita, di solito nella direzione della condanna, devo dire la verità, perché non ho mai visto spettacolarizzare vicende nella direzione della non colpevolezza degli indagati, e poi pretendere di trasferire questa verità dal contesto extraprocessuale all'interno di un contesto processuale che poi finisce per esserne condizionato. I tanti anni di militanza nell'Unione delle Camere Penali mi insegnano come questi dibattiti, noi a dir la verità non soltanto oggi ma anche in passato, li abbiamo sempre posti, proprio perché abbiamo intravisto che un punto di equilibrio vada trovato ovviamente tra diritto ed obbligo alla informazione, ma anche vada trovato con riferimento ai diritti di una persona umana che non può essere anticipatamente condannata, peraltro in sedi che con il processo non hanno nulla a che vedere. E allora problema di bilanciamento, problema della elusione del processo, da che cosa possiamo intravedere la spettacolarizzazione del processo? Io mi limito a proporre ovviamente delle questioni sulle quali riflettere, non potendone ovviamente affrontare nessuna in maniera soddisfacente. Per un verso è la sede un dato indicativo della spettacolarizzazione del processo, insomma un conto è che siano i telegiornali a dare la notizia e a riferire cosa sta succedendo,
altro è che in spettacoli pubblici, diciamo televisivi, ordinariamente salottieri, si affrontino temi che ovviamente implicano inevitabilmente la soluzione del caso, perché lo spettatore partecipa perché vuole sapere chi è il colpevole, ovviamente, e quelle trasmissioni devono, diciamo, a torto o a ragione, attribuire, diciamo, una responsabilità ordinariamente a chi in quel momento è indagato. E poi c'è il problema delle modalità. Un conto è riferire cosa è successo, quindi fare una cronaca, come una volta si faceva in maniera assolutamente lecita, una cronaca giudiziaria, quindi informare, dare l'informazione sul fatto, su quello che è accaduto, altro è con espressioni enfatiche, attributive di responsabilità, uscire sostanzialmente in affermazioni che sono già in un certo senso introduttive ad un giudizio sulla responsabilità, se non addirittura dichiaratamente attributive della responsabilità. Poi c'è il contenuto. Nel corso, diciamo, di una informazione televisiva o giornalistica corretta non si valutano le prove, perché le prove si valutano in un contesto caratterizzato dal contraddittorio, e il contraddittorio lo si può compiere soltanto nella sede del processo, non certo seduti su di un comodo divano nel contesto, diciamo, di valutazioni oltretutto incomplete, contraddittorie, che nessuno può verificare quanto addirittura alla veridicità dei fatti che in quel contesto vengono affermati. E quindi la valutazione delle prove è funzionale ovviamente a determinare che cosa? A determinare la precostituzione di una pubblica opinione che funziona come giudice indebito e surrettizio, la quale pubblica opinione è già orientata, tant'è che quelle sentenze di assoluzione che poi intervengono a seguito di processi mediatici quasi sono interpretate come una sorta di tradimento del giudice, a quel punto disattento che non ha letto bene gli atti, perché sebbene li avesse letti avrebbe inevitabilmente dovuto condannare, perché in fondo costui si è permesso di andare contro quella che era una verità che si era formata attraverso, diciamo, un processo che stimola la formazione di un consenso. E allora io vengo all'ultimo punto e concludo nel giro di, diciamo, di pochi minuti, perché queste cose non sono, diciamo, del tutto legate alla occasionalità, alla gravità dei fatti che vengono in quei contesti riferiti all'interesse pubblico. Mirano alla formazione di un consenso popolare. Questa è una riflessione estremamente importante che io vorrei che fosse oggetto di riflessione da parte di tutti, perché è l'azione di chi a quel punto dirige le indagini che viene investita da una sorta di democratica, tra molte virgolette, apposizione di consenso popolare. Con ciò ovviamente determinando una alterazione intanto della funzione della magistratura, la quale è soggetta alla legge ed è una magistratura, diciamo, di professionisti che vince un concorso e che quindi il consenso popolare non lo può trovare, ma addirittura dei meccanismi stessi del consenso, perché il consenso in democrazia si forma intanto in ambiti ben diversi dal processo. Il processo non può essere caratterizzato dalla investitura di un consenso popolare, perché da ciò ne consegue un'alterazione del processo di accertamento della verità, che inevitabilmente deve essere autonomo, deve essere indipendente, deve essere terzo rispetto a tensioni o a predisposizioni di consenso che all'interno della società si possono formare, ma che poi tradisce la stessa, diciamo, è lo stesso concetto di consenso per come in democrazia è inteso. Il consenso si forma nel conflitto delle opinioni politiche e rispetto ad un popolo che attribuisce il consenso e il potere di rappresentazione della, diciamo, maggioranza dei cittadini attraverso meccanismi elettorali che qui non c'entrano assolutamente nulla. E allora noi dobbiamo comprendere, e forse questa è banale ma conclusiva inevitabilmente affermazione, che la spettacolarizzazione del processo come macro categoria da tenere distinta dal debito necessario, opportuno processo di informazione su fatti,
soprattutto allorquando essi hanno una rilevante importanza nei contesti sociali, è un fatto estremamente grave che noi dobbiamo evitare come fatto già culturalmente condiviso, non soltanto augurarsi dall'avvocatura, perché qui c'è il vantaggio di parlare dinanzi ad un uditorio che certamente, perdonatemi questa sorta di pregiudizio, condivide affermazioni che sono affermazioni che peraltro stanno nella Costituzione, ma che dovrebbe anche funzionare da antidoto rispetto a devianze che purtroppo ormai si sono fortemente stabilizzate. Grazie per l'attenzione. Grazie. L'ultimo breve intervento è di Giuseppe Fanfani, che è membro del CSM, e poi subito dopo l'intervista al ministro Orlando. È un po' imbarazzante per me parlare prima del ministro. E se avessi e se potessi utilizzare il linguaggio che ho sempre usato nelle aule penali, probabilmente sarei molto più incisivo di quanto non mi consenta il linguaggio istituzionale che oggi devo avere. Io credo che nell'eterno contrasto, nell'eterno confronto tra diritti fondamentali costituzionalmente garantiti, dei quali è stato ampiamente parlato, l'informazione e il rispetto della persona complessivamente indicato, vi sia necessità di una normazione seria, profonda e rigorosa. Ho ascoltato questa proposizione che è stata proposta inizialmente dalla senatrice Bernini e poi anche da molti altri, la condivido. Ma la domanda che segue è perché fino ad oggi questo non è stato possibile. Non è stato possibile per difficoltà d'ordine politica, ma anche per difficoltà di ordine sociale. Che noi riscontriamo anche all'interno di alcuni vizi, forse difetti, ai quali nessuno è immune. Non sono immune che la categoria deteriore di colleghi, vi parla uno che quest'anno ha festeggiato 43 anni di professione, quella categoria di deteriore di colleghi che attraverso la esternazione mediatica del proprio ruolo crede di crescere, non vi sono estranei la eccessiva permeabilità delle procure, non tanto per essere chiari tra avvocati, la eccessiva permeabilità che si manifesta in fughe di notizie, che si manifesta in eccesso di pubblicazione di notizie che avrebbero da restare riservate e via via. È esperienza comune, do atto ad alcune procure di essere utilmente intervenute circa l'esternazione delle notizie con una normazione interna, una sorta di autoregolamentazione alla quale il Consiglio Superiore ha dato positive valutazioni. E non è estraneo neanche il sistema mediatico, che è quasi impossibile limitare in un mondo in cui la globalizzazione dell'informazione ha preso il sopravvento su ogni altra cosa, ma che dovrebbe considerare che molto spesso è più facile dire giustizia è fatta quando uno è stato impiccato piuttosto che dire giustizia è fatta quando uno è stato assolto. Tanto per comprendersi. E concludo. Potremmo parlarne le ore intere di questo argomento. Concludo per dire che qui ci vuole molta prudenza e molto senso della democrazia. Io ringrazio il Ministro per tutte le i temi che ha posto in questo periodo all'attenzione dell'avvocatura, all'attenzione della magistratura, all'attenzione dell'istituzione alla quale appartengo, sui quali possiamo avere idee differenziali, per carità. Ma sono temi sui quali un approfondimento di fondo è assolutamente necessario e sui quali era assolutamente necessario prendere un'iniziativa. E uno dei temi è proprio questo. Però bisogna partire da una valutazione. Nessuna normazione saprà mai risolvere un tema così delicato se non c'è serietà reciproca da parte degli attori, se non c'è prudenza di giudizio, se non c'è capacità di ascolto, ma anche capacità di mediare
i diritti fondamentali con le ragioni della democrazia. Il giorno in cui non ci sarà questo contrasto evidente tra il processo mediatico e il processo, scusatemi se uso questa parola, vero, quello che si fa, a cui i cittadini si sono affidati e a cui i magistrati devono rispondere perché giudicano in nome del popolo italiano. Ecco, il giorno in cui si sarà raggiunto un equilibrio apprezzabile tra queste esigenze, le ragioni della democrazia avranno prevalso. Grazie. E dunque, con grazie. L'intervento dell'avvocato Fanfani, componente laico del CSM, l'avvocato Giuseppe Fanfani, cara Milenda Miranda, si conclude la tavola rotonda che ha fatto da prologo all'intervento, all'intervista che andremo ad ascoltare in diretta tra qualche istante del ministro della giustizia, Andrea Orlando. Un ministro che tu hai incontrato proprio all'entrata al Palazzo dei Congressi di Rimini. Un ministro che è arrivato in notevole ritardo, ahimè, quindi se non l'avessi atteso qui fuori non avrei potuto avere risposte alle domande, che però è stato disponibilissimo e infatti abbiamo mandato già in diretta quello che ha risposto a un paio di domande abbastanza precise sull'avvocatura. Siamo pronti per l'intervista, dunque passiamo di nuovo all'audio della sala. Io apro questa intervista al Ministro, credo a nome un po' di tutto il Congresso, ringraziandolo per la continuità che vuole dare alla partecipazione del Ministro alle assise dell'avvocatura. L'avevo ricordato in precedenza anche a Venezia, ne ho seguiti tanti, non sempre il Ministro della Giustizia si è presentato ad un momento di confronto, di interlocuzione così importante come questo, e di questo sicuramente gli va dato merito. La prima cosa che vorrei chiedergli è un po' sulla novità di queste ultime ore emersa anche qui al Congresso Nazionale Forense. Poche ore fa, ieri sera, è stata votata e approvata una delibera che cambia, diciamo, la forma di rappresentanza politica dell'avvocatura. Vorrei chiederle, naturalmente poi gli effetti bisognerà vederli nel corso del tempo ed è assolutamente prematuro misurarli adesso. Vorrei chiedergli però se nella sua esperienza di questi anni al Ministero e nei suoi rapporti con l'avvocatura, che sicuramente ha voluto improntare ad un maggior dialogo anche rispetto a fasi precedenti, ha riscontrato, diciamo così, una difficoltà anche a rapportarsi con le varie anime e rappresentanze stesse del mondo forense, e se ritiene comunque che questa nuova forma che l'avvocatura ha liberamente deciso di darsi potrà comunque favorire questa interlocuzione che sempre deve esserci e credo sia un valore da preservare fra avvocatura e ministero. Intanto buongiorno a tutti, non sta a me davvero dare una valutazione a una decisione che autonomamente ha assunto l'avvocatura. Quello che posso auspicare è che questa scelta vada nella direzione che lei richiamava, cioè quella di una più forte unità dell'avvocatura. E qui non solo perché questo mi renderà o renderà i miei successori la vita più semplice, ma perché credo che in questo momento, l'ho detto in molte occasioni, l'unità dell'avvocatura abbia una rilevanza di carattere politico generale. In questo momento, in una temperie nella quale il tema dei diritti è sempre più sottoposto a pressione, perché c'è una cultura diffusa che guarda con insofferenza ai temi delle garanzie, ai temi dei diritti, la forza dell'avvocatura è inevitabilmente anche una forza della democrazia. E questa unità può essere la precondizione anche poi per sfatare e smentire molti luoghi comuni che fanno da pandan con quella temperie e che vengono cavalcati anche da pezzi dell'élite. Il fatto che le garanzie siano un costo, il fatto che la crisi della giurisdizione sia responsabilità dell'avvocatura, sono affermazioni che abbiamo sentito suonare sempre più spesso e che possono trovare un contrasto soltanto in un'avvocatura che è in grado di svolgere una funzione di classe dirigente, passatemi questo termine.
Io vedo nella scelta che è stata fatta questa opportunità, poi vedremo come funzionerà. Se poi devo raccontare della mia esperienza empirica, posso dire questo, che sui principali dossier, ahimè, non ho mai trovato una posizione unitaria dell'avvocatura che mettesse insieme la rappresentanza politica con la rappresentanza istituzionale. E questo espone sempre a un imbarazzo, perché se scegli un'impostazione fai scontento a una parte, se ne scegli un'altra fai scontenta quell'altra. Io ieri ho sentito alcune affermazioni che francamente mi hanno ferito fortemente, perché io credo, come tutti quelli che svolgono una funzione istituzionale, di non solo poter essere, ma dover essere, credo che sia una ricchezza, sottoposto a critiche anche severe. Se c'è una critica che però francamente non accetto, è quella di non aver ascoltato nel corso di questi anni. E lo dico perché abbiamo, su tutte le principali questioni, dalle specializzazioni alle questioni che riguardavano l'organizzazione dei consigli, alle questioni che riguardavano l'attuazione della legge forense, ai principali interventi di riforma sia sul civile che sul penale, come metodo io mi sono dato quello di un ascolto che ha coinvolto sicuramente la rappresentanza istituzionale, ma anche quella politica e anche le associazioni, perché non credo, nonostante le scelte che si faranno, che tutto potrà essere racchiuso in questo nuovo organismo. Credo che un pluralismo ci sarà e sarà fisiologico e salutare. E tuttavia ascoltare non significa fare quello che ti dice il tuo interlocutore, perché su questo bisogna mettersi d'accordo, perché se tu sei vincolato in qualche modo a una sorta di rapporto di causa-effetto, per cui se mi dici una cosa io la devo fare, si svia il ragionamento dell'interlocuzione. Io ho sempre tenuto conto della discussione che c'è stata attorno ai provvedimenti e cito soltanto un dato di fatto: non sono mai arrivati alla proposta come erano partiti prima della interlocuzione con l'avvocatura. Devo dire che questo lavoro è un lavoro molto complicato e mi auguro che la scelta che è stata fatta ieri aiuti a renderlo più semplice. Guardate, non per me, io considero che le principali questioni, in qualche modo, oggi si tratta di farle approvare in alcuni casi, per cui credo che, diciamo, questo lavoro in larga parte, per quanto riguarda il mio ruolo, è un capitolo che si è in qualche modo esaurito. Credo che sia questo importante, perché dobbiamo consolidare questo metodo, dobbiamo lasciarlo come patrimonio istituzionale al Paese. Perché, guardate, io ritengo, e di questo ne sono fortemente convinto, che nel corso di questi anni ci sia qualcosa che abbiamo conquistato insieme e che non dobbiamo disperdere, non dobbiamo lasciare che si disperda nel futuro. Una rappresentazione macchiettistica dell'avvocatura ha sempre meno spazio, anche se naturalmente c'è chi continua a cavalcarla. E questo non è merito mio, è merito della rappresentanza dell'avvocatura quando ha saputo essere unitaria. Questo è. Abbiamo visto meno assemblee in cui si arringavano le folle arrabbiate degli avvocati, ma abbiamo conquistato delle piccole pietre miliari dalle quali non si potrà tornare indietro. Il fatto che un avvocato sia entrato nell'ufficio legislativo del Ministero della Giustizia, guardate, di per sé non risolve tutte le questioni, ma è un primo passo verso un'idea diversa della costruzione delle leggi, che non è e non può più essere appannaggio soltanto della magistratura. Perché io penso che questo patrimonio non vada disperso e che non si debba tornare indietro verso sirene di carattere corporativo? Perché oggi, secondo me, noi abbiamo di fronte a noi una battaglia cruciale, che è quella se vince o no una certa impostazione, un certo approccio all'idea della professione e delle professioni. Mi spiego. Nel corso di questi anni
si è cercato di affermare anche sul terreno ideologico un'idea delle professioni, della professione forense in particolar modo, come assimilabile a un qualunque altro servizio, che fosse semplicemente valutato e valutabile in termini di costi. Questa idea è stata sconfitta, ed è stata sconfitta perché credo intelligentemente l'avvocatura non ha detto lasciamo tutto così com'è, ma ha incominciato a lavorare sul tema della formazione, sul tema della deontologia, sul tema dell'innovazione, accettando la sfida dell'informatizzazione. Oggi a chiunque ci venga a dire ma l'avvocatura, ma la professione forense è un costo, una palla al piede, noi possiamo mettere sul tavolo una serie di innovazioni che in questi anni ci sono state. Se non avessimo fatto questo, oggi sarebbe passata un'impostazione mercatista delle professioni, che oggi non casualmente non è presente nel DDL concorrenza. Oggi l'avvocatura non è il capitolo principale di quella legge. 3 o 4 anni fa lo sarebbe stato. 3 o 4 anni fa sarebbe stato il tema sul quale si esercitavano decine e decine di opinionisti, che abbiamo visto che questo, nel corso di questi anni, questo lasciatemelo dire fuori sacco, ci hanno illustrato una serie di ricette su come uscire dalla crisi, che hanno semplicemente aggravato la crisi, ma questo è un altro paio di mani. E però in questa scelta di non tornare indietro, ma anche di non accettare acriticamente delle ricette che ci sono venute dall'Europa e poi che sono state spesso in Italia scimmiottate e amplificate da servi sciocchi di alcune impostazioni che a livello europeo hanno avuto particolare successo. Ebbene, io in questo passaggio vedo un passaggio che è cruciale, perché adesso io credo che ci siano due obiettivi che noi abbiamo di fronte e che sono due obiettivi che sono fortemente legate alla capacità di mantenere un'unità dell'avvocatura. Due passaggi, anche questi, che forse non risolveranno tutto, ma che sono di grande valenza, secondo me, e forieri di ulteriori elementi. Il primo è quello che riguarda il tema del ruolo nell'organizzazione dell'avvocatura. Io credo che l'avvocatura debba essere un soggetto che fa pieno titolo parte della governance del funzionamento della giustizia. Per questo io ritengo fondamentale un tema che è stato posto anche recentemente dal CNF, che è quello del ruolo della presenza degli avvocati all'interno dei consigli giudiziari. Non si può avere una fotografia chiara e seria del funzionamento di un ufficio se la fotografia è un selfie, diciamo così, cioè se se la scatta da solo quello. La seconda cosa che credo abbia una rilevanza davvero politica e sociale, e che è la battaglia alla quale io voglio legare questi mesi che avrò di fronte al Ministero della Giustizia, è quella dell'introduzione di un criterio di equo compenso per l'avvocatura. È così evidente che oggi si è creata una sperequazione così forte nel mercato, della quale si dovrebbero occupare un po' i cantori del mercato. Oggi nel mercato non è il mercato così com'è, non è il luogo della trasparenza e del libero incrocio tra legge della domanda e legge dell'offerta. Oggi c'è una domanda che è in grado di determinare l'offerta e di costringerla in ambiti che sono inaccettabili. Oggi noi abbiamo dei soggetti così forti e una sperequazione così rilevante che inevitabilmente rischia di distorcere la qualità della professione, di sacrificare il ruolo della professione, ma soprattutto di determinare condizioni inaccettabili di lavoro, vorrei usare questo termine. E questo riguarda soprattutto le generazioni più giovani. Io questa è una battaglia che farò, vedete, molte delle questioni che spesso pone l'avvocatura mi convincono fino a un certo punto, però ritengo che in alcuni casi
nell'ambito e nell'esigenza della costruzione di un consenso ampio, questo si debba tener conto anche di posizioni che non sempre condivido totalmente. Ebbene, questa è una battaglia che io farò con grande determinazione, perché è una battaglia che mi convince, perché credo che non si possa accettare una società, un mondo nel quale sostanzialmente 4, 5, 10 soggetti sono in grado di determinare le regole del gioco. E questo lo ritengo corrispondente, consentitemi, anche alla mia ispirazione politica e culturale. Io credo che il mercato funziona, ma se ci sono delle regole che mettono tutti a un pari. Se invece ci sono delle sperequazioni nascoste, alla fine, in verità, il mercato non è il luogo della trasparenza, rischia di essere soltanto quello della sopraffazione. E io credo che questa battaglia la possiamo fare insieme. Grazie. Ecco, proprio su questi temi vorrei chiederle, lei ha intenzione di presentare ad esempio sull'equo compenso un articolato che tenga conto anche delle osservazioni fatte dal Consiglio Nazionale Forense e sulla presenza dell'avvocatura nei consigli giudiziari con un ruolo anche in termini di valutazione dei magistrati, cosa che credo sia ad esempio inserita in quella bozza di articolato messa a punto dalla Commissione Vietti sull'ordinamento giudiziario. Lei pensa che se ne potrebbe fare eventualmente uno stralcio? Guardi, sulla questione dell'equo compenso ho inviato un testo già a Palazzo Chigi e non l'ho sottoposto a un confronto, abbiamo avuto uno scambio di opinioni con il CNF, ma lo sottoporrò poi a un confronto con il tavolo che abbiamo costruito su tutte le principali questioni. Ora vedremo come sarà costruito anche alla luce delle nuove scelte che sono state compiute in questo congresso, ma non l'ho fatto preventivamente perché ritenevo che in un momento, l'avrete forse letto, nel quale c'è un po' di congestione legislativa, fosse importante, come dire, prenotare la corsia. La normativa, quindi, salvo gli aggiustamenti che potremmo fare strada facendo, è già stata proposta. Per quanto riguarda la questione dei consigli giudiziari, farà parte del disegno di legge che manderemo sulla base del lavoro delle due commissioni in queste indicazioni. Io ho cercato anche di introdurla nel decreto sulla Cassazione, questa modifica. Non è stato possibile perché si è ritenuto che fosse materia inammissibile. Però io, al di là del destino di quel disegno di legge complessivo, vorrei che questa norma trovasse comunque un veicolo che prescinde anche complessivamente dal destino di tutta la riforma che abbiamo proposto sul CSM. Ecco. Dal congresso, diciamo, di Venezia è andata poi completandosi la fase di esecuzione della riforma dell'ordinamento forense con i vari regolamenti scalettati nell'arco di questo biennio. Le chiedo, senza evidentemente poi scendere nel dettaglio di ciascun provvedimento, diciamo così, la fisionomia che ha preso questa fase 2 della riforma la soddisfa? Sì, mi soddisfa, ci siamo misurati con la complessità, questa è una legge ormai di qualche anno fa, ancora adesso stiamo emanando i decreti attuativi e questo ci fa dire come si deve cambiare, insomma, anche nel modo in cui si legifera, e il fatto che alcune cose siano state decise anni fa e arrivano ad essere attuate oggi non può che determinare un certo scarto tra il momento in cui sono state pensate e il momento in cui si realizzano. Quindi io credo che una sorta di manutenzione poi andrà fatta quando avremo attuato tutti i decreti attuativi. Quello che vorrei dire è questo, siccome vorrei essere molto franco in questa discussione, come ho cercato sempre di essere in queste sedi, io mi auguro che non succeda in futuro quello che è successo nell'attuazione di questi decreti, perché io sono per scegliere una via o un'altra. O si sceglie la via del confronto e allora ci si siede a un tavolo e a quel tavolo si discute e poi si tiene conto di quello che è stato discusso e della determinazione a cui si è arrivati, oppure si sceglie la via delle carte bollate e dei ricorsi. Se si sceglie la via dei ricorsi, legittimo,
Sì, allora non si possono costruire dei tavoli di concertazione, perché non si può dire se non è passata la mia tesi allora io faccio ricorso contro l'ipotesi di decreto che è uscita fuori. Questo lo dico perché rischia di complicare la vita per tutti, ma di togliere anche autorevolezza ai soggetti che si siedono al tavolo. E io capisco che uno quando fa il ricorso e magari per la lotteria della giustizia amministrativa italiana lo vince anche e si fa un po' di iscritti o un po' di consenso, non è detto che faccia l'interesse generale della categoria. Vorrei citare un esempio semplice, che è questo, quello delle specializzazioni. Sulle specializzazioni ho detto, guardate, questo decreto io l'ho scritto in questo modo, le specializzazioni sono poche, sono tante, partiamo, ma dentro il decreto stesso c'è un meccanismo di revisione che io sono disponibile ad attuare immediatamente dal momento in cui il decreto è vigente. Quindi se quella impianto non è un impianto che non funziona, vedremo di implementare le specializzazioni, di dettagliarle meglio. Tenete conto che secondo me è praticamente impossibile che noi siamo in grado di definire le specializzazioni oggi per, non dico tra 10 anni, ma per quello che succederà tra 5 anni. Ma chi l'avrebbe mai detto che alcune branche del diritto si sarebbero sviluppate così tanto soltanto qualche anno fa? Ma pensiamo ora a che rilievo ha assunto il tema dell'immigrazione, era prevedibile che fosse così rilevante qualche anno fa? Pensiamo alla rilevanza dell'informatica, pensiamo al tema della dimensione internazionale e delle corti sovranazionali, come incidono nel nostro ordinamento. Sono tutte cose che sono inevitabilmente destinate a cambiare. Ora invece si è scelto di fare un ricorso, legittimo il ricorso, il decreto è bloccato, le specializzazioni non ci sono né come le voleva Tizio né come le voleva Caio, rimarremo per un certo periodo ancora senza, qualcuno forse sarà contento, abbiamo un argomento in meno per dire che la avvocatura in questo paese non ha fatto un salto di qualità. Non che io alle specializzazioni assegni una funzione salvifica, ma se si è deciso insieme che questo è uno strumento che va portato avanti, credo che sarebbe più utile mantenerlo e aggiustarlo strada facendo che non litigare di fronte a un giudice amministrativo per sapere chi ha ragione. E per questo dico, o c'è la via giurisdizionale o c'è la via della concertazione. Io credo che sia molto più rapida, più semplice, più di buon senso. Insomma, anche noi dovremmo un po' usare la nostra ADR interna, no? Cioè, se invece scegliamo di giurisdizionalizzare il confronto, si può anche fare percorrere quella strada, si prenderà qualche applauso in più, ma si fa perdere un sacco di tempo a un processo che secondo me prima riusciamo a realizzarlo e ad aggiustarlo e meglio è. Grazie. Mi sto facendo in parte dettare l'agenda di questa intervista da temi emersi in sede congressuale e quindi gliene sottopongo subito un altro. È emerso nell'arco del dibattito di questi giorni anche la necessità di un innalzamento delle tutele a favore della donna avvocato. È un tema che, al quale in qualche modo è sensibile, sul quale pensa di fare qualcosa? Sì, io sono molto convinto di questa scelta, credo che sia un tema che deve riguardare complessivamente la giurisdizione. Io quando sono stato in Marocco e ho incontrato il presidente della Corte Suprema di quel paese, ora non è che voglio dire che il Marocco è un paese arretrato, ma insomma sicuramente non l'abbiamo mai preso come riferimento per la giurisdizione, questo signore si è scusato con me perché nel loro consiglio superiore c'era soltanto un terzo di donne. E io non mi sono sentito di dire che nel Consiglio Superiore della Magistratura italiana di donne ce ne sono due, diciamo, ecco perché. Diciamo che anche il CNF ha fatto qualche passo avanti, ma se ne potrebbero fare di più, ecco, rispetto a... Perché credo, ecco, questo penso, perché parto da qui? Perché penso che la rappresentanza e l'eguale accesso dei sessi alla rappresentanza sia una condizione anche per mettere in agenda alcuni temi che riguardano la condizione della donna, perché spesso, ora
C'è una dimensione del lavoro femminile, della professione femminile, che l'uomo ignora completamente. E non credo che gli uomini si possano fare interpreti, diciamo, di questa cosa. Non ho mai creduto, diciamo, agli illuminati. Penso che bisogna vivere direttamente una condizione per poterla affrontare. Per questo io chiederò al nuovo organismo di designare una delegazione che costituisca un tavolo di lavoro per affrontare questo tema delle condizioni, direi, di tutte le donne che operano nella giurisdizione, perché ci sono alcuni temi che riguardano il processo che credo vadano affrontati, e poi ci sono alcuni temi che riguardano le condizioni materiali delle donne. Penso per esempio che da ora in poi la costruzione di nuovi palazzi di giustizia possa prevedere anche spazi per i bambini. Ecco, penso, lo stiamo facendo nelle carceri italiane, credo che lo possiamo fare anche nei tribunali. In alcuni tribunali, questo penso a quello di Firenze, è stato realizzato, e penso che possa essere una cosa che si può fare, e credo che tra l'altro corrisponda, troverebbe anche un sostegno da parte degli enti locali, che in molti casi sarebbero disponibili. Ci sono tra l'altro finanziamenti europei che vanno in questa direzione, utilizziamoli. E poi credo che ci siano un'altra serie di temi, da il modo in cui una donna che ha una gravidanza può continuare comunque a frequentare gli uffici e i palazzi di giustizia, a quello invece come in qualche modo si riconosce la sua specifica condizione all'interno del processo. Io vorrei che ci fosse un tavolo, naturalmente credo di aver dimostrato che questi tavoli poi di solito producono qualcosa e si chiudono anche in tempi relativamente brevi, e vorrei che nell'arco dei prossimi, direi anche delle prossime settimane, si potesse costruire un pacchetto che dia una risposta a questo tema. Grazie. Ecco, resto sempre su temi più o meno congressuali e sui temi in realtà della tavola rotonda, della maxi tavola rotonda che ha preceduto questa nostra intervista. E allora le chiedo, e a questo punto entro un pochino anche sulla cronaca, no? Di queste ultime ore, il proscioglimento dell'ex sindaco di Roma Marino, quello dell'ex presidente della regione Piemonte Cota, in precedenza altrettanti proscioglimenti erano stati altrettanto trasversali, da Alemanno alla responsabile, credo, del Partito Democratico in Campania. Torna, diciamo così, d'attualità il rapporto fra giustizia e politica, nodo eternamente irrisolto almeno dall'inizio degli anni 90. Ecco, lei cosa pensa poi, alla luce un pochino anche di queste ultime notizie di cronaca che tornano appunto a far emergere con una certa evidenza la necessità che anche la politica si dia delle forme di autoregolamentazione proprie che prescindano probabilmente dall'andamento del giudizio penale? Il tema di quella maxi tavola rotonda era la giustizia fuori dal processo, in questo caso la giustizia fatta sugli organi di informazione o comunque con tempi indipendenti dalla logica evoluzione del procedimento penale. E poi le farò invece una domanda sul versante civile e quindi sulla necessità magari di un'evoluzione, di una fase 2 anche per le forme alternative di risoluzione delle controversie. Io credo questo, che ovviamente non posso entrare nelle singole vicende processuali. Mi sono dato come regola, ma credo che sia una regola inevitabile, essendo anche titolare dell'azione disciplinare, non posso in alcun modo commentare i singoli episodi che riguardano il funzionamento della giustizia. Quello che posso dire è che ci sono tre disfunzioni che si sommano. Quella di un processo penale che funziona male e che si presta a utilizzi impropri. È per questo motivo che io ritengo importante riforma fondamentale l'approvazione della riforma del processo penale, anche perché lì dentro c'è affrontato un tema che non è banale, che è quello dell'utilizzo improprio delle intercettazioni. E quindi c'è un tema che riguarda il funzionamento della giustizia in quanto tale. Poi c'è un tema che riguarda l'utilizzo che la politica fa dei processi.
che vorrei dire io che sui processi si discuta, si commenti, anzi in una democrazia liberale è persino salutare, però quando la discussione funziona così, se sei indulgente con i miei e intransigente con gli altri, chiedo le dimissioni agli altri ma dico che i miei, qualunque cosa gli succeda, sono innocenti fino a prova contraria, è chiaro che si crea una distorsione, un utilizzo strumentale del processo che fa male al processo stesso. Purtroppo la giustizia è stata utilizzata in questo paese spesso come presupposto per la lotta politica, spesso perché si avevano anche pochi argomenti per la lotta politica e la giustizia è stata utilizzata come surrogato di una carenza di idee, non solo nella lotta politica tra forze diverse, ma anche spesso all'interno della stessa forza politica della quale si fa parte. Io credo che ci vorrebbe una moratoria da questo punto di vista, e si riprendesse, siccome oggi sono tutti affezionati alla Costituzione, si tornasse alla Costituzione. La Costituzione dice che c'è una presunzione di non colpevolezza, che c'è un diritto alla difesa, che c'è un diritto al contraddittorio, tutti temi che andrebbero tenuti in debita considerazione. Poi però c'è una questione sulla quale credo che anche voi dobbiate fare qualche riflessione, perché è come si racconta il processo, come raccontano il processo i media. E qui io credo che sarebbe pericoloso qualunque intervento legislativo, perché credo che qualunque tentativo di disciplinare questa materia da parte del legislatore si presterebbe, forse correrebbe il rischio di essere preso come una forma di ingerenza nella libertà di stampa. Ma la stampa dovrebbe darsi delle regole di carattere deontologico, perché trovo abbastanza insopportabile che oggi giornali che hanno fatto campagne di stampa contro i presunti colpevoli oggi accusino non si sa chi di avere in qualche modo linciato queste persone. Ecco, se guardiamo la cosa da questo punto di vista è curiosa. Credo che bisognerebbe affrontare questi tre capitoli, ognuno, e per due di questi, come dire, ci dovrebbe essere una riflessione della politica, una riflessione dei media, e questo toglierebbe molto peso sul processo penale, che è stato utilizzato nel corso di questi anni come con una funzione impropria. Il processo penale, io ho sempre cercato di dirlo, non serve a selezionare le classi dirigenti, non serve a dare delle patenti di moralità alle persone, non serve a valutare uno spaccato sociale e una temperie. Un processo penale serve per sapere se uno ha commesso un reato o non l'ha commesso, punto. Tutte le altre valutazioni che ci si costruiscono sopra sono distorsive rispetto alle finalità costituzionali del processo penale, non rispetto a quelle che io voglio, ma quello che c'è scritto nella nostra Costituzione. Poi se uno dice no, il processo penale deve servire a sostituire i sociologi e non serve più il cinema, la letteratura, perché col processo penale o il giornalismo d'inchiesta, perché il processo penale si può realizzare quell'obiettivo, allora però bisogna cambiare la Costituzione, perché la Costituzione non prevede questo. Io penso che questo sia il tema che noi dobbiamo affrontare, però anche da un altro punto di vista, che forse è quello più difficile, diciamo. Come si toglie qualunque tentazione di utilizzo improprio del processo? Io credo anche definendo dei criteri chiari attraverso i quali si selezionano i capi degli uffici. Credo che la scelta che ha iniziato a fare il CSM di legare più fortemente la selezione dei capi degli uffici alle capacità di carattere organizzativo e non altri tipi di valutazione aiuta in questo senso. Non perché ci sia stato chi, ora diciamolo, perché anche questa è una leggenda metropolitana, perché ci sia stato chi ha fatto carriera semplicemente perché è andato due volte sul giornale. Ora questo non è vero, se la raccontiamo così non è vero, però è vero che se si sa meglio quali sono i criteri attraverso i quali si realizza una progressione di funzione, probabilmente alcune tentazioni diminuiscono. E in questo senso io ritengo che ci sia da fare un ulteriore salto di qualità, che io ho più volte posto al CSM. Noi abbiamo fatto un'analisi delle performance dei tribunali sia sul fronte del civile, ora stiamo incominciando a fare nel penale.
tenetene conto nel momento in cui scegliete i capi degli uffici. Ho visto che c'è stato uno sforzo per superare le nomine a pacchetto e la lottizzazione correntizia. Lo sforzo c'è, ma non mi sembra che ancora il risultato sia stato realizzato pienamente. E in questo senso, costruire dei criteri, che io non credo che ci sia un algoritmo, ecco, non vorrei che un algoritmo per cui si dice questo ha fatto questa performance, allora, però per esempio se uno ha fatto molto male nella direzione di un ufficio, magari è sbagliato che vada a dirigere un ufficio ancora più importante. E questo è un criterio che credo aiuterebbe a mettere più sui binari la giurisdizione, cioè a riportarla alle finalità sue proprie, che sono quelle di amministrare la giustizia da un lato e di farla funzionare dall'altro. Se questi due criteri sono meglio impressi nella mente di tutti i soggetti della giurisdizione, qualunque attività che in qualche modo si allontani da questo, compreso quello che voi avete raccontato, cioè la mediatizzazione del processo, beh, io credo che in qualche modo siano disincentivati, non dico combattuti, ecco, perché io credo che anche qui bisogna avere il senso del limite, in una società che ormai è ipermediatizzata, nella quale la rete è in grado di far circolare informazioni in un batter d'occhio, questo rischio sarà sempre ineliminabile. Il problema è come ci diamo degli strumenti più forti per disincentivare tentazioni che sono fisiologiche in un sistema nel quale c'è competizione, ambizione e volontà anche di affermare la propria personalità. Grazie. Per restare su questo terreno, le chiedo, e sulla cronaca, tema forte delle politiche della giustizia di questo scorcio di legislatura è, inutile nasconderlo, il disegno di legge delega sul processo penale. È definitivamente tramontata qualsiasi ipotesi di fiducia su questo provvedimento? Lei confida comunque di portarlo a casa in tempi ragionevoli e senza ulteriori tensioni, ad esempio, con la magistratura? Credo che sia giusto fare un passaggio con la ANM, poi ci siamo riservati la possibilità di apporre la fiducia e credo che questo passaggio sia assolutamente necessario in un quadro politico che, come si sa, è un quadro politico molto delicato, i numeri al Senato sono molto stretti, il lavoro con il quale siamo arrivati ad approvare questo testo è stato molto complicato, quindi credo che diciamo, cautela e prudenza siano autorizzate, ma si debba ribadire l'esigenza di un'approvazione di questo provvedimento. Grazie. Ecco, confronto con l'ANM, dicevo. L'ANM da una parte sembrerebbe voler proporre un vero e proprio piano per la giustizia che probabilmente farà delle proposte a 360 gradi e non credo solo sul processo penale, dall'altro aleggia questo tema dello sciopero. Questo piano della giustizia appunto non si soffermerà solo sul processo penale ma probabilmente introdurrà anche qualche proposta nella materia dell'organizzazione, materia sulla quale so che lei è particolarmente sensibile. Su questo si sente di dare delle risposte alle preoccupazioni della magistratura ma credo poi alla fine anche dell'avvocatura, cioè di chi sta tutti i giorni, tutto il tempo nelle aule di giustizia e quindi si scontra poi con tutta una serie di diseconomie e di inefficienze a parte delle quali prova anche a porre rimedio l'avvocatura stessa sul campo. No, io vorrei spiegare perché io difendo quel testo che oggi al Senato, non perché diciamo, tra l'altro tra tutti quelli che sono sottoposti al voto del Parlamento è quello che è meno farina del mio sacco, perché in qualche modo la sua elaborazione era già stata pienamente compiuta nel momento in cui mi sono insediato. Perché mi convince? Non solo per chi l'ha scritto, il primo presidente della Cassazione presiedeva diciamo, la commissione che ha elaborato il nucleo centrale di quella riforma, ma perché quella riforma aveva evitato un derby che spesso si consuma quando si ragiona di riforma del processo sia penale che civile. Scusatemi se banalizzo un po'. Tu parli con l'ANM e ti dice, ora non tutta l'ANM, ma insomma qualche esponente importante sì, dice io ce l'ho l'idea su come fare il processo più rapido, eliminiamo un grado di giudizio, bravo. Cioè, oppure parli con un avvocato e lui ti risponde, vabbè diamo al PM 15 giorni per fare le indagini. No. Cioè,
l'idea è che la riforma, la perdita di tempo sia sempre da mettere in capo a quell'altro, no? Questo è stato un po' il modo in cui si è discusso. In quella commissione si è trovato un punto condiviso, ne faceva parte di quella commissione anche il presidente delle Camere Penali, ne facevano parte esponenti dell'Accademia, ne faceva parte una diciamo parte anche abbastanza legata alla magistratura associata. Si è trovato, diciamo così, un valido compromesso per distinguere ciò che è garanzia da ciò che è passaggio a vuoto del processo. E questo è, credo, l'operazione che noi dovremmo provare a fare, perché credo che dovremmo proseguire anche nell'ambito del civile questo tipo di ragionamento. Cioè, qual è ragionevolmente il processo che ci possiamo permettere in queste condizioni, con queste risorse, non in astratto, perché definire un processo che funzioni in astratto, a prescindere dalle condizioni materiali, rischia di far scrivere delle norme bellissime che poi però rimangono soltanto sulla carta. Questo tipo di operazione è quella che io auspico, per cui se l'ANM fa delle proposte va benissimo, si vedrà che, come io ho potuto toccare con mano, che una parte delle proposte che verranno avanzate vanno nella direzione delle norme che sono contenute nel disegno di legge sul penale, che sono state però definite dall'ANM inutili e dannose, quindi si esploderà, diciamo, anche una certa contraddizione che in queste settimane, a mio avviso, è progressivamente emersa. A me, se l'ANM fa proposte, va benissimo, anche perché in questo modo superiamo un meccanismo che ha caratterizzato un po' il dibattito a distanza, per cui se su una cosa l'ANM non è d'accordo, tutto il resto dell'impianto, anche se l'ha sottoscritto, fa schifo, e questo non è accettabile, lo dico con molta franchezza, perché noi abbiamo fatto una legge sulla corruzione. È stato detto che era una legge inutile. Tutte le agenzie internazionali ci hanno detto che è la piena attuazione delle convenzioni internazionali. Scommettitori, bookmaker che dicevano no, ma tanto questi non ce la faranno mai, l'abbiamo portata in fondo. L'abbiamo portata in fondo in una situazione molto difficile dal punto di vista politico. Incomincia a dare anche qualche risultato. A me non piace questo tipo di indice perché è un indice un po' barbaro, però lo uso perché il tempo è poco. Si dice che i colletti bianchi in carcere non ci vanno mai. Attualmente erano 300 quando ci siamo insediati, sono 800 attualmente. Non che questo sia indice, però vuol dire che non è che è una giustizia che va a picchiare soltanto in una sola direzione. Ora, noi abbiamo fatto tutte queste cose non perché l'ha detto l'ANM, ma perché ce lo diceva l'ONU, perché ce lo chiedeva l'OCSE, che tra l'altro tra qualche ora si pronuncerà perché sta emanando un rapporto sul funzionamento della lotta alla corruzione dal punto di vista penale. Siccome non c'era l'agente provocatore, sul quale io ho delle riserve, allora tutte le altre norme sono inutili. No, così non si può discutere così, perché c'era l'autoriciclaggio, c'era il falso in bilancio, c'erano questioni che erano poste da chi lotta contro la corruzione da anni e da anni, sono state messe. Siccome non c'è l'agente provocatore, strumento sul quale hanno molte riserve anche molti magistrati, allora tutto il resto del provvedimento fa schifo. Sul civile noi abbiamo iniziato un percorso, perché vi ricorderete c'era il DDL Cancellieri, l'abbiamo ritirato, dove si corresponsabilizzava l'avvocato, ve lo ricordate? L'abbiamo ritirato, a proposito di ascolto, l'abbiamo ritirato, abbiamo scritto insieme il testo sul civile, che sta dando anche dei risultati. A me questo dispiace, perché forse l'ANM si potrebbe scrivere anche qualche merito. L'abbiamo scritto insieme. Siccome dentro c'era la norma sulle ferie, è stato detto che tutto quanto il decreto faceva schifo. Di nuovo, non si può più discutere in questo modo. Uno può dire: io su quella singola misura non sono affatto d'accordo, però ritengo che le altre norme che sono contenute sono norme che vanno nella direzione giusta. E questo, guardate, dà anche autorevolezza a chi fa una critica, perché se no sembra quella reclame degli anni 60, non so se si ricorda, gli incontentabili che andavano e non si capiva però perché non gli piaceva. Poi si capisce dopo perché gli piaceva un'altra cosa, ma non si capisce mai perché entravano nel negozio e non gli piaceva niente. Noi non stiamo vendendo niente, noi stiamo cercando di fare delle riforme, e queste riforme è molto importante che siano riforme nelle quali ognuno esprima l'articolazione del suo giudizio,
non è semplicemente sì no, perché così diciamo non si va da nessuna parte. Credo di aver dimostrato anche nei confronti dell'ANM una capacità e una disponibilità all'ascolto, però adesso io credo che sia il momento che, piuttosto che dare diciamo così dei giudizi sommari, sia il momento di articolare il giudizio, di dettagliarlo, perché se così si riescono a far fare anche dei passi avanti al nostro sistema. Ora poi sulla questione che lei mi poneva dello sciopero, io francamente la so leggere solo così. C'è una forte tensione dovuta a una campagna elettorale costante dentro la magistratura e ogni tanto si deve dare un qualche sfogo, perché se no non si capisce per quale motivo dovrebbero fare sciopero contro il primo governo che fa un concorso per reclutare i cancellieri. Cioè, sinceramente, io lo dico con... non saranno abbastanza, ma ci avete avuto 20 anni per fare gli scioperi su questo tema. Adesso noi facciamo un concorso, il 21 novembre esce il bando per reclutare i cancellieri e viene scelta questa come data, questo momento per fare lo sciopero. Francamente non capisco, se non perché io credo che si sia determinata anche dentro la magistratura un problema anche di crisi della rappresentanza, tema in generale, che si risolve facendo ricorso diciamo a parole d'ordine che in qualche modo tengano conto di una condizione, guardate, di malessere dei magistrati, che io comprendo, perché capisco che la situazione in cui versano alcuni uffici è una situazione davvero di grandissima difficoltà, e sono convinto, la CPI ce l'ha ridetto anche recentemente, che i magistrati italiani, al contrario di quello che dicono molti detrattori, lavorano, mediamente lavorano, però non è che noi risolviamo i problemi di chi sta in quell'ufficio facendo uno sciopero contro i passi avanti che si fanno per risolvere i problemi di chi sta in quell'ufficio. La bacchetta magica non ce l'abbiamo. Abbiamo mandato 1000 persone in mobilità, poi non ti piacevano perché c'erano quelli che non erano sufficientemente formati, ma non potevamo mandare per la strada della gente che era in esubero ad altri rami della pubblica amministrazione. Abbiamo avviato un percorso di riqualificazione dei dipendenti, dice, ma non siete riusciti a farlo per tutti. Abbiamo incominciato dai cancellieri, dall'ufficio ufficiali giudiziari, ora andremo avanti con le qualifiche più basse, ma era 25 anni che tutti rimanevano al palo. Abbiamo fatto dei passi avanti sul reclutamento, ci sono 1000 unità che arriveranno col concorso, ma poi con quella graduatoria a scorrimento ne potranno arrivare 2500. Si tratta di un piano che complessivamente porterà a dimezzare il vuoto di organico nell'arco di 3 anni. Non è abbastanza, certo, io se Padova mi desse di più sarei più contento, non è che mi dispiacerebbe. Se il Presidente del Consiglio, nell'incontro che avremo con l'ANM, trova lo spazio per delle risposte ancora più forti, io faccio i salti di gioia. Però fare una sparata contro un governo che prova ad affrontare questo tema, francamente mi sembra che sia incomprensibile, non dico neanche né giusto né sbagliato, sia incomprensibile ai lettori agli occhi del lettore medio. Poi se uno sa gli antefatti, i problemi, le tensioni, magari una spiegazione la dà, ma credo che non abbiano niente a che vedere o poco a che vedere con il merito. Anche se, mi scusi, alla fine della fiera, io il fatto che si scioperi sul tema delle cancellerie e non sul tema dell'indipendenza della magistratura lo considero una conquista politica, perché questa fa parte della fisiologia di un rapporto tra un governo e la giurisdizione. Vuol dire che siamo diventati o abbiamo iniziato a diventare un paese normale, perché non si sciopera più con la Costituzione in mano, si sciopera perché si vogliono più cancellieri, e questo fa parte della fisiologia. Grazie. Insomma, si torna ad una normale dialettica, diciamo così, della quale fanno parte anche momenti di conflitto poi. Le chiedo veramente ancora solo di pochi minuti di pazienza. Avevo questa domanda un po' sul processo civile, caro evidentemente anche a questo congresso. Allora,
si vorrebbe capire, credo che gli avvocati vorrebbero capire se è finita un po' la stagione degli interventi spot, degli spezzatini, delle leggi deleghe monster presentate in Parlamento e poi, facendo i conti, magari all'insegna di un sano realismo, con i tempi del Parlamento, poi se ne stralciano varie parti e le si colloca in provvedimenti invece di urgenza. L'ultimo, questo decreto legge sulla Cassazione, che ha modificato comunque norme processuali davanti alla Suprema Corte, di portata non proprio irrilevante. Il governo ha presentato da tempo un disegno di legge delega di riforma complessiva, che peraltro è stato anche approvato dalla Camera, ma che giace, diciamo, da un po' di tempo in Senato, alle prese con la riforma invece del processo penale, quindi si accavalla un po' tutto, però diciamo così che lo scorcio di legislatura che resta a disposizione non è poi estremamente ampio. Nella sua scala delle priorità, sul processo civile, che cosa ancora si può fare e magari anche in termini di potenziamento delle ADR? Avete messo al lavoro quella commissione presieduta dall'ex presidente del Congresso Nazionale Forense Alpa, che ha messo a punto già una serie di proposte. Rischia di rimanere l'ennesimo lavoro testimoniale alla memoria, consegnato poi alla futura amministrazione della giustizia? No, io penso che intanto noi abbiamo seguito un metodo che cerca di tenere insieme gli interventi emergenziali e puntiformi con un disegno complessivo. Credo che questo sia un elemento di novità, nel senso che considero il decreto sulla Cassazione l'ultimo di interventi, tra virgolette, di pronto soccorso. E credo che l'insieme degli interventi che si sono realizzati potranno trovare una sistematizzazione nel disegno di legge sul civile, rispetto al quale, ora lei aveva il presidente D'Ascola, questa domanda la poteva fare a lui, gli avrebbe dato una risposta più puntuale, ma la prospettiva dell'approvazione io la vedo ragionevolmente a portata di mano, perché credo che ci sia meno tensione, ovviamente, meno tensione politica sul tema del civile, quindi credo che si possa evitare i problemi che ci sono stati sul penale e che ci sono sul penale. Io credo che sia molto importante in questo momento consolidare il metodo, per cui in qualche modo l'esercizio delle deleghe le scriviamo insieme. Questo è un elemento sul quale vorrei dire una parola chiara e vorrei che in qualche modo, questo farò un abuso, ma vorrei vincolare anche il mio successore, perché sicuramente io non sarò in grado di esercitare tutte le deleghe che sono contenute in quel disegno di legge, ma vorrei che anche il mio successore avesse dei tavoli che lo vincolano in qualche modo nelle modalità dell'esercizio della delega. Questa scelta è una scelta che ha un'ambizione, che è quella in qualche modo di mettere un punto, diciamo, al costante intervento che c'è stato sul civile nel corso di questi anni. Però io chiederei che la valutazione sui nostri interventi sia fatta in modo un po' diverso da quello di altri interventi che ci sono stati, non perché io li ho fatti io, ma perché dei risultati ci sono stati. Io vorrei ricordare come noi avevamo 6 milioni di cause di fronte ai tribunali quando ci siamo insediati e oggi sono notevolmente scesi, ci sarà stata la crisi, ci saranno stati i costi e tutto quanto, però è un dato che si riesce a gestire, noi abbiamo di fronte un contenzioso che si riesce a gestire. L'introduzione delle ADR ha iniziato a funzionare, a macchia di leopardo, con modalità diverse, ma molti scommettevano sul fatto che non saremmo riusciti, sono quadruplicate nel corso di 4 anni, in alcuni settori sono diventate addirittura lo strumento più utilizzato per la soluzione del contenzioso, produrrò questi dati nei prossimi giorni. Ecco, tutto questo ci fa dire che tutto questo merita una sistematizzazione. I due problemi che sono rimasti, diciamo, aperti è quanto va utilizzato il rito sommario, tema sul quale io voglio, prima di mettere un punto definitivo, fare un confronto e una discussione con l'avvocatura, quindi non si procederà mettendo di fronte a fatti compiuti, voglio fare questa discussione come l'ho fatta in altre occasioni. La seconda questione, che riguarda più una nicchia, riguarda il tema del Tribunale della Famiglia. Ora, per me l'obiettivo fondamentale è realizzare un tribunale che unifichi le competenze che oggi sono spezzettate. Come ne discuteremo insieme?
però credo che sia arrivato il momento di affrontare questo tema e anche di fare un po' di chiarezza su alcune dinamiche che in un sistema eccellente, perché il nostro sistema minorile è un sistema eccellente, hanno creato elementi non proprio esaltanti. Grazie, un'ultima domanda la faccio sul tema caro a me invece, che è il diritto dell'economia, e le chiedo in questa prospettiva: voi avete presentato un testo in Parlamento molto ambizioso, il provvedimento che riscrive praticamente l'intera legislazione dell'insolvenza. Su questo, ecco, c'è l'impegno del governo di portarlo fino in fondo e poi di scrivere anche in tempi rapidi i decreti delegati, oppure anche qui il tempo sarà tiranno e, diciamo così, farà giustizia anche di questa ambizione? Ma so che il provvedimento si è rimesso in moto, adesso è in commissione alla Camera. Anche su questo dico le cose del civile: non mi pare che su questo ci siano particolari elementi di divisione tra le forze politiche. Devo dire che io ho fatto una scommessa, ho costruito una commissione che si riuniva allo Stadio Olimpico, perché era fatta da uno scherzo, ma era fatta da un centinaio di persone, portatori di interessi tra loro diversissimi, e il rischio era che si venisse fuori un brodino. È venuta fuori una riforma che è fortemente condivisa e che tra l'altro è stata seguita con attenzione anche in altri paesi europei come punto di riferimento, anche perché si attestava sul modello europeo di crisi d'impresa, di intervento nella crisi d'impresa. Credo che si possa andare avanti. Ora, sull'esercizio delle deleghe non sono convinto che non saremo in grado certamente di esercitarle noi, però io penso che al di là di quale sarà il punto di approvazione, lì è definito un modello che è un modello molto forte, che tiene, che ha un ancoraggio a livello europeo e che credo sia comunque un patrimonio che rimane, e quindi da questo punto di vista sono convinto che lì c'è scritto come si riorganizzerà il tema dell'insolvenza nel nostro paese. Devo dire che nel frattempo sono incominciati a funzionare alcuni strumenti che sono contenuti in quel testo. Penso al portale delle vendite. Noi stiamo andando avanti su un progetto a cui sono molto affezionato, che tra l'altro è visto con interesse anche da molti anche osservatori internazionali, che è questo mercato parallelo dei beni sottoposti alle procedure di insolvenza, che è sostanzialmente un modo attraverso il quale si può portare più trasparenza e si può evitare quella vera e propria mano morta che ormai è diventata la crisi d'impresa, che spesso fa deperire il valore di beni che restano sottoposti a procedure che spesso sono più pensate per quelli che le gestiscono che per i soggetti che sono coinvolti. E questo è un obiettivo che, al di là dell'approvazione del testo di legge, è un obiettivo che credo si stia realizzando nei fatti, perché poi io non sono mai stato uno convinto del valore sacrale delle norme. Ci sono delle prassi che talvolta riescono ad anticipare le norme, ci sono degli assetti organizzativi che talvolta riescono anche a anticipare dei meccanismi che poi le norme in qualche modo registrano. Credo che tante cose stiano succedendo a prescindere dalle norme che verranno approvate, anche se io ritengo che approvare quelle norme sia fondamentale per il nostro Paese. Grazie, io ringrazio il signor Ministro della disponibilità e gli diamo appuntamento almeno al prossimo Congresso Nazionale dell'Avvocatura. Grazie ancora. Grazie a voi. E dunque si chiude con questo applauso la passerella del Ministro della Giustizia Andrea Orlando al Congresso Nazionale Forense. Un intervento, quello del Ministro, siamo con il Direttore del Dubbio, il Dottor Piero Sansonetti, un intervento, quello del Ministro, davvero ampio, davvero ha toccato tanti, forse tutti i temi che sono stati trattati in questi giorni qui a Rimini, tanti temi. Cosa ci portiamo a casa da questo intervento? Beh, è stato un intervento gravissimo, io direi sovversivo. Il Ministro ha detto delle cose inaudite. Primo, che va rispettata la Costituzione, che si devono dire queste cose,
non si devono neanche dire, ha sostenuto, ma non sulla questione del Senato, che quello si sa che va rispettato, ma addirittura l'articolo 27 della Costituzione, la presunzione di innocenza, il processo di, ha detto cose, ma mi pare che si, poi secondo, ha criticato non solo la magistratura, ma addirittura la ANM. In Italia criticare la ANM non è legittimo, dovrebbe sapere il ministro che non si può criticare la ANM. È una... Terzo, ha detto che vuol fare la riforma del processo penale lui e il Parlamento, cioè lui vorrebbe che il Parlamento e il governo si arrogassero il diritto di fare le leggi che risaputamente, almeno quelle sulla giustizia, aspettano al sindacato dei magistrati. Ci mancherebbe che il governo si intromettesse. Io penso che si sia capito che sto scherzando. Assolutamente un po'. Sì. Bellissima questa ironia. Ma c'è poco da scherzare, ha fatto un bello intervento, ha detto le cose essenziali, e solo che adesso io scherzo, ma fino a un certo punto, perché finora i ministri che hanno provato solo ad avvicinarsi alla riforma della giustizia o alla riforma del processo hanno avuto immediatamente le mani tagliate. Sono caduti i governi sono caduti a raffica, di centrodestra e di centrosinistra, non è che si sta molto a guardare. I magistrati hanno quei 4-5 avvisi di garanzia e che si possono giocare. Hanno un pacchetto di avvisi di garanzia che si possono giocare e se li giocano e via via. Adesso non so come, io francamente sono molto pessimista. Vedo che il ministro è bravo, è molto battagliero, sta facendo davvero, si sta esponendo, perché io non scherzo, in Italia attaccare la magistratura è un rischio molto grande, la magistratura ha un potere immenso e attaccarla davvero può essere pericolosa. Il ministro Orlando si sta dimostrando molto coraggioso però io non sono sicuro che ce la fa. A me sembra che ad esempio la legge per la riforma del processo, che peraltro non è che sia sta legge clamorosa, però introduce due o tre elementi importanti, io credo che non verrà approvata, è stata rinviata, è stata controrinviata. Renzi ha detto che lui la fiducia non la mette perché per rispetto dell'ANM, che preciso è un sindacato dei magistrati. Renzi mise la fiducia sul Job Act con tutti i sindacati dei lavoratori contro, 8 milioni della CGIL, non ebbe alcun rispetto, anzi disse che Landini era uno che non sapeva come funzionava che confondeva l'iPhone col citofono, no? Anzi col telefono a gettoni, quindi non mi pare che abbia tutto sto rispetto dei sindacati. Però sulla riforma della giustizia non l'ha messa la fiducia, non la metterà, si andrà comunque a dopo il referendum, mi pare evidente. Assolutamente, e dopo sì, il referendum non sappiamo neanche se ci sarà ancora il governo, quindi temo che dobbiamo metterci una pietra sopra. Temo anche che dobbiamo, dopo questo intervento, sospetto che bisogna anche dimenticarsi del ministro Orlando, perché con queste idee, appunto, addirittura lo dicevo prima, è sovversiva. Rispettare la Costituzione è una cosa sovversiva, sostenere che esiste la presunzione di innocenza, l'articolo, ma sono cose che giusto le possono dire con qualche avvocaticchio garantista, ma insomma non. E comunque invece gli faccio tanti auguri, perché spero che resti e che faccia il suo lavoro. Sicuramente una persona che ha idea di che cos'è la giustizia, a differenza di gran parte dei dirigenti dell'ANM. Un ministro che ha iniziato il proprio intervento ribadendo che fino a questo momento non era riuscito a trovare nell'avvocatura un interlocutore unitario. Un intervento del ministro che arriva al termine di un congresso che ha riscritto quello che è il futuro dell'avvocatura italiana. Dunque Rimini è un punto di partenza, almeno su questo punto. Beh, io penso di sì. Adesso io non conosco benissimo i meccanismi interni all'avvocatura, alla sua organizzazione, alla sua, però mi sembra che questo può essere un punto di partenza. Ci sono dei punti di unità che sono molto importanti. Certo, l'avvocatura si deve rendere conto, deve avere lo stesso coraggio che c'è il ministro Orlando, cioè scendere in campo, tirar fuori la sciabola e scendere in campo e combattere, perché se si fa un combattimento in cui comanda solo Davigo, non è un bel combattimento, vince Davigo, non c'è niente da fare. La magistratura, l'avvocatura deve convincersi che deve stare sullo stesso piano della magistratura, non solo in sede processuale, e non ci sta, perché finché non si fanno le riforme non ci sta, perché oggi il processo non avviene sul piano di parità come prevederebbe la legge, ma avviene sul piano in cui il PM è infinitamente più potente dell'avvocato difensore, ma deve scendere in campo, essere sul piano di parità anche nella battaglia politica, ancor più nella battaglia politica, anche perché ne ha più diritti. L'avvocatura è pieno diritto di entrare nella battaglia politica, la magistratura che invece ha il diritto di condannare la gente, di mandarla in prigione, dovrebbe stare più attenta. Invece succede il contrario, la magistratura è un soggetto politico e l'avvocatura no, è troppo timida. Io spero
che da Rimini in poi inizi una... Ma del resto lo stesso Orlando l'ha sollecitata, appunto, ha detto, insomma, scendete in campo, bisogna combattere, perché ne va del futuro della nostra civiltà. La questione non è se si sposta un po' l'economia, se si sposta un po' le regole delle pensioni, se si sposta, no, è se si sposta un po' la struttura dello Stato di diritto. Se si difende, si sviluppa lo Stato di diritto. Nella storia umana lo Stato di diritto si sviluppa, va in avanti, diventa più di diritto, non meno di diritto. E invece da noi sta succedendo il contrario. Da diversi anni sta succedendo il contrario. Lo Stato Unito si sta essiccando e addirittura è vista talvolta come un ostacolo alla modernità. E la modernità viene presentata, la modernità, come la pena. La pena è la modernità. Il presidente dell'ANM, stiamo sempre parlando di Davico, si è dichiarato in un libro giansenista. Voi non so se sapete, non so se tutti gli ascoltatori sanno che vuol dire giansenista. Giansenista è una vecchia eresia del tardo del 600, cioè non del medievo, ma del 600, figuratevi, dobbiamo tornare al 600, secondo Davigo, che stabiliva che gli uomini sono tutti colpevoli, sono malvagi per natura. Poi c'è un certo numero di eletti che, grazie alla grazia di Dio, vengono. Invece Davigo pensa che, grazie alla grazia dell'ANM, alcuni possono essere innocenti. Ma lo ha detto lui, non è che ho detto io che è giansenista. Uno può dire io sono di destra, di sinistra, liberale, che ne so, no, lui ha detto che è giansenista. Non è che la modernità può essere giansenismo, francamente. Però questo gli avvocati lo devono fare, una grande battaglia culturale che non può essere altro che una battaglia politica. E se l'affronti la magistratura, è certo che poi magari si subiscono delle ferite quando si combatte, però la devi affrontare. Questo è Piero Sansonetti, lo invitiamo a rimanere con noi. Domenico Montarisi, volevi aggiungere? Una domanda che di attualità. Oggi tutte le prime pagine si scoprono, i giornali si scoprono tutti quanti garantisti, una parola che a lei è gradita. Oggi il dubbio ha più ragion d'essere? Ma intanto il dubbio, diciamo, come categoria dello spirito, visto che quella giansenista, io sono dubbioso, quindi il dubbio ha sempre ragione di essere come categoria dello spirito. Pensa a maggior ragione come giornale. Oggi, in questi giorni, succede fuori delle cose, e poi i giornali fanno prestissimo a saltare sull'altro carro. Mi pare che è stato il ministro, ha ragione, a protestare contro i giornali che oggi dicono è tutta colpa della politica. Stiamo parlando essenzialmente dell'assoluzione di Marino, ma possiamo anche parlare dell'assoluzione di Cota, dell'archiviazione di Alemanno, di Mafia Capitale con 114 archiviati, di Zingaretti, che è presidente della Regione Lazio, che è stato archiviato e che scandalo. Quindi non si sapeva prima. È senza colore questa archiviazione. Sì, assolutamente è senza colore. I giornali si sono dimenticati che erano stati loro a effettuare il linciaggio. Naturalmente responsabile della magistratura, figuratevi se io se posso andare contro la magistratura mi invitate a nozze. Però Marino l'ha mandato via il Corriere della Sera, non c'è niente da fare. Marino è stato cacciato dal Corriere della Sera e da altri giornali, da una campagna di stampa, assolutamente da una campagna di stampa. Poi dopo è venuta la magistratura, anche perché c'è state le denunce dei gruppi politici, la responsabilità della politica anche è grandissima. Naturalmente anche quella della magistratura, però devo dire che uno dei casi in cui la responsabilità della magistratura è la più piccola, ha fatto, a un certo momento l'ha dovuta fare, ci sono state le denunce, ci sono stati dei gruppi parlamentari che hanno avanzato, e i giornali l'hanno mandato via a calci nel sedere per questa storia. E adesso viene assolto e si stupiscono. Beh, insomma, ha ragione da questo punto di vista, da molti altri punti di vista, il ministro Orlando. La stampa ha un atteggiamento, la stampa è convinta, ormai gran parte della stampa italiana è convinta che il compito della stampa è quello di eseguire le sentenze non ancora emesse, cioè anzi emetterle, la sentenza e l'avviso di garanzia, e poi eseguirle, cioè massacrare. Naturalmente soprattutto nel caso di persone note, ma non solo di persone note. Vi voglio citare un caso ancora recentissimo, mi pare di ieri, è stato archiviato completamente, sono state completamente archiviate le accuse contro un ragazzo indiano, credo, che a Siracusa era stato arrestato per tentato rapimento di una bambina. In questo caso la PM, che fra l'altro è una giovanissima PM, 33enne, ha fatto le sue indagini, ha scoperto che questo, che probabilmente era leggermente squilibrato, aveva preso in braccio una bambina sugli scogli, a piedi nudi, con tutta la famiglia intorno, non c'era nessuna possibilità che la rapisse né che avesse voglia di rapirla, e di conseguenza l'ha scarcerato. L'atto della scarcerazione ha provocato l'insurrezione della stampa nazionale,
che ha chiesto, che ha detto questa PM era, è intervenuto in questo caso Orlando proprio, ha mandato addirittura gli ispettori per controllare cosa faceva e non c'era niente, questa aveva semplicemente applicato la legge ed è stata molto coraggiosa a resistere alla campagna di stampa, perché in altri casi alla campagna di stampa non si resiste e quello finisce in prigione, poi magari sarà assolto fra 2 anni, fra 3 anni, fra 4 anni, ma si fa i suoi 4 anni di prigione e non aveva fatto nulla. I giornali sono i maggiori responsabili del forcaiolismo, permettetemi questa parola, del forcaiolismo che c'è in Italia e sono per di più come si può dire, a doppia la supercazzola con la scappellata a destra e a sinistra, secondo a destra e a sinistra, secondo di come di chi è, ma anche trifronte, perché ci sono pure i grillini, quindi se l'imputato è grillino tutti a difendere, non so, c'è il Fatto Quotidiano che difende, giustamente io leggo il Fatto Quotidiano, è l'unico giornale garantista sul tema Raggi e meno male, perché a Raggi stanno facendo un sacco di zozzerie, il fatto che gli diano a Corriere della Sera e a Repubblica le intercettazioni delle telefonate della Muraro in cui si scopre con chi è fidanzata e accusata di avere una storia d'amore con è una cosa folle e che tutti i giornali fanno, e questa volta curiosamente chi protesta è il Fatto Quotidiano, benissimo, fa benissimo a protestare, però intanto ha fatto fuori Marino e non solo, ma nel momento in cui si scopre che Zingaretti è stato archiviato e che non s'era saputo, cioè che era stata rispettata la legge nel caso di Zingaretti, cosa clamorosa perché la legge non viene mai rispettata, era stata rispettata la legge e il Fatto è indignato, c'è un articolo di Travaglio, dice ma che modo di fare questo, ma voi rispettate la legge, avete favorito Zingaretti, e che è vero che dice avete favorito Zingaretti perché altri sono stati massacrati e questo è vero, ma è come quando i tifosi protestano che dice no, il rigore non c'era, però c'era il nostro primo, a quel punto potevi darlo, no, non c'era, Zingaretti è stato trattato, c'è l'indignazione per il fatto che una volta è stata rispettata la legge, è così come dei giornali di destra e di sinistra, se l'imputato è di destra è colpevole, si deve dimettere, la destra ha fatto campagne furibonde contro il segretario del PD della Campania che poi è stato del tutto prosciolto, ma anche contro Penati a Milano, e la sinistra viceversa ha persino voglio dire un caso recente, secondo me gravissimo, votato a favore dell'arresto del senatore Caridi, che è una follia, non c'erano minimamente i termini per chiedere l'arresto del senatore Caridi, che è stato preso, rapito, sbattuto in fondo a una cella e ancora in fondo a una cella, e vi assicuro che ci resterà fino a che non accuserà qualcun altro. Credo che i magistrati vogliano, diciamolo chiaramente, che accusi l'ex presidente della regione Scopelliti, qui stiamo parlando invece di destra, quindi non mi pare che nessuno a sinistra ha fatto notare che non c'erano i termini per chiedere l'arresto di Caridi, semplicemente perché non c'erano perché mancavano le condizioni essenziali, cioè pericolo di fuga, reiterazione del reato, inquinamento delle prove, non c'erano perché era accusato sulla base di testimonianze contraddittorie, alcune sicuramente sbagliate e di molti anni prima che erano state già scartate dai giudici, e non c'erano nemmeno perché oltretutto non sono dati termini a difesa al povero Caridi, agli avvocati di Caridi è stata consegnata mi pare il 28 luglio gli atti dell'accusa e il 3 agosto il 5 agosto Caridi è entrato in carcere, ci sono stati 5 giorni di tempo per leggere, 4.000 pagine, se ci si mettevano 30 avvocati non riuscivano a leggerla, e lì la sinistra ha lasciato stare, anzi è stata contenta dell'arresto di un senatore di destra. Direttore, rimaniamo sul dubbio, sono passati 6 mesi dal primo numero, come sta andando questa avventura? L'avventura sta andando bene, il dubbio sta andando bene, è un giornale che è un giornale piccolissimo, con forze modeste e anche su una linea del tutto impopolare, non c'è niente da fare, guardate che non è facile spesso intervenire, non è facile dire mollate l'osso Caridi, io peraltro figuratevi non ho una tradizione politica lontanissima da quella di Caridi, ma vedo dei giudici che irrompono in Parlamento e catturano un senatore, hanno fatto questo, hanno fatto irruzione in Parlamento e hanno catturato un senatore senza che gli altri protestassero. Ti indigni, ma prova a indignarti, ma hai visto altri giornali che hanno difeso Caridi? Neanche quelli di destra l'hanno difeso. Di fronte a una c'è un'intimidazione nella cultura italiana nei confronti del garantismo, un'intimidazione costante, totale, per noi è molto difficile lavorare. È difficile difendere lo zingaro, è difficile difendere l'indiano che viene linciato perché non è vero che stava rapendo una bambina, è difficile difendere Caridi, è difficile difendere, ne vogliamo dire un'altra, sempre di destra, così il senatore, l'ex senatore
dell'Utri, che è il male dei mali sicuramente, è stato condannato e sta scontando 7 anni di prigione per concorso esterno in associazione mafiosa. E la Corte europea ha stabilito che quel reato, se esiste, molto difficile stabilire che esista quel reato, ma diciamo pure che esiste, esiste dal 92 o forse dal 94. I fatti per i quali è stato condannato dell'Utri sono degli anni 80. Dell'Utri è illegalmente in prigione. Prova a dirtelo, ti dicono pure che sei mafioso. Direttore, qual è la sua impressione dopo questa esperienza, anzi durante questa esperienza, sulla comunicazione degli avvocati? E devono farne tanta di comunicazione gli avvocati. Per noi è un invito, stiamo nascendo come radio degli avvocati, diretta agli avvocati. Partiamo da qui, partiamo anche da queste nuove esperienze, dalla radio degli avvocati, dal giornale degli avvocati. Qualcosa si muove evidentemente, se negli ultimi mesi, in pochi mesi, è nata una radio, è nato un quotidiano, vuol dire che c'è movimento. Questo congresso è un congresso che rilancia, il ministro viene, però c'è tanto da fare ancora, c'è tanto da fare, diciamo, il rapporto fra quanto pesano gli avvocati nei mezzi di comunicazione di massa e quanto pesano i magistrati è circa di 10.000 a 1, non di 100, se lo portiamo a 100 a 1 è un gran successo, ma dobbiamo lavorare tanto per arrivarci. E allora buon lavoro a lei, buon lavoro a noi, direttore. Buon lavoro, grazie a voi per essere intervenuto sulle frequenze di Slow Web Radio. Piero Sansonetti, direttore de Il Dubbio. Ringraziamo il direttore per essere stati qui con noi e prima di far calare definitivamente il sipario su quello che è stato il Congresso Nazionale Forense di Rimini, andiamo con 3 contributi audio che sono stati raccolti prima dell'arrivo del ministro, che non avevamo fatto in tempo a proporvi e che invece vi proponiamo. Sono delle riflessioni rilasciate da alcuni colleghi proprio su quelli che sono stati i lavori del congresso. Newslog Web Radio, la voce dell'avvocatura. Giovanni De Lucca, Ordine di Bologna, delegato. Che cosa sta succedendo? Beh, diciamo che intanto intervengo come facente parte di ANF, Associazione Nazionale Forense. Abbiamo registrato che un numero importantissimo di mozioni sono state dichiarate inammissibili in quanto non attinenti al tema del congresso. Erano mozioni che parlavano di giovani, di reddito, di consigli giudiziari, di processo civile telematico, insomma parlavano di avvocati e parlavano di attività professionale. L'attività professionale è stata ritenuta non attinente ai temi del Congresso Nazionale Forense. Stiamo votando, peraltro in modo inatteso, a scrutinio palese, alcune mozioni eccentriche, ma i temi politici sono stati esclusi da questo congresso. È una cosa molto brutta, è un segno molto brutto sul quale inizia l'avvio di un nuovo corso. Grazie Giovanni, andiamo a sentire anche il segretario. Grazie. Ciao, grazie. Con Giovanni Battista Cogurra dell'Ordine di Genova in ordine ad una mozione che non è stata presa in considerazione. Allora, ieri parlavo con Vaira, che è, come è noto, il presidente nazionale dell'AIGA. Mi ha riferito che la mozione che avevano presentato per riguardante l'articolo 22 legge professionale, quindi i cassazionisti, i giovani cassazionisti, eccetera, non è stata accolta, non è stata inserita tra le mozioni politiche da votare oggi perché è fuori tema. È fuori tema? È fuori tema? Allora anche gratuito patrocinio lo sarebbe. Tante altre mozioni erano fuori tema e non abbiamo capito come mai. E i miei associati di ANAI Genova sono contrarissimi all'articolo 22. Sappiamo che è una battaglia dell'AIGA che 2 anni fa hanno fatto l'impugnazione, è stata rigettata, ma noi riteniamo comunque un'ingiustificata disparità di trattamento, incostituzionale, riteniamo assolutamente legittimo che le nuove generazioni non possano accedere all'albo dei cassazionisti nella stessa maniera come potevano fare le precedenti generazioni. Prossimi passi che intraprenderete proprio per questa questione? E non lo sappiamo, dobbiamo riunirci e dobbiamo vedere ancora cosa faremo. Insoddisfazione della NAI quindi? Il mio commento personale è stato: avremo un congresso ordinista e dall'altra parte le minoranze potrebbero essere tutelate
nella misura in cui si concede un varco sufficiente nel prossimo regolamento o legge elettorale degli ordini forensi, perché nella misura in cui, cioè, se davvero abbiamo la metà più uno come preferenze, per noi sarebbe buono, se sono i due terzi anche, tre quarti è troppo poco. Giovanni Battista Cogurra, Ordine di Genova, grazie. Grazie a te, ciao. Con Pasquale Mautone, che siamo abituati a sentire per i nostri approfondimenti in materia di diritto del lavoro sostanziale e processuale, invece oggi ritroviamo sempre Pasquale, ma come delegato dell'Ordine di Nola. Allora Pasquale, che ci dici in ordine ai lavori del congresso? Sì, i lavori, diciamo, sono in una fase finale, adesso siamo in attesa della venuta del guardasigilli per vedere un po' che ci dice in merito anche all'idea del processo, le guidelines che possono emergere da, diciamo, dalle parole dello stesso ministro. In questi due giorni si è discusso molto, come sappiamo è stata approvata la mozione Agorà, e quindi dobbiamo poi valutare il prosieguo. Come vedi il ruolo dell'avvocato fuori dal processo? Diciamo che questo è il titolo poi che del congresso, sul quale sommessamente mi sento dissentire fortemente, perché secondo me l'idea della giustizia fuori dal processo rende l'idea che tutto possa essere monetizzato e che vi sia, diciamo, una resa nei confronti dei diritti e della tutela del cittadino. Questo secondo me ha un effetto anche sul ruolo dell'avvocato e su un concetto di etica che l'avvocato stesso deve perseguire. Questo lo vediamo anche nelle commissioni disciplinari dei consigli dell'ordine, quello che ci arriva, proprio perché il concetto sia dell'etica nella formazione dell'avvocato, sia il ruolo della formazione stessa, che adesso, diciamo, è in capo all'avvocatura stessa, è importante, ma allo stesso tempo occorre fare attenzione sulla qualità della formazione, perché negli ultimi anni secondo me il concetto proprio della monetizzazione ha inciso molto sulla qualità dell'avvocatura stessa. Pasquale Mautone, che tornerà sin dalla prossima settimana con gli approfondimenti sempre apprezzati, ripeto, in materia di diritto sostanziale e processuale del lavoro. Pasquale, grazie infinite e buon termine dei lavori congressuali. Grazie, grazie e un caro saluto a tutti. Uslop Web Radio, la voce dell'avvocatura. E davvero può dirsi terminato così il 33esimo congresso nazionale forense, che si è svolto qui dal 6 all'8 ottobre, qui proprio dalla sala stampa del Palacongressi. Devo ringraziare assolutamente tutto il comitato di redazione, non soltanto nei 13 componenti che fisicamente si sono spostati in questi giorni in Rimini, ma davvero tutti i colleghi che anche da remoto ci hanno sostenuto. Speriamo di aver fatto davvero un ottimo servizio per l'avvocatura, portandovi le voci, i commenti e le notizie oltre alla diretta, ovviamente, dei lavori congressuali. Non cito tutti quanti perché, come al solito, dopo tante ore di diretta la stanchezza potrebbe portarmi a commettere degli errori. Saluto davvero Andrea Pontecorvo e, per quanto ci riguarda, con tutti anche gli sponsor che ci hanno consentito questo grandissimo sforzo organizzativo, ci sentiremo da lunedì alle 7:15, riprendendo la normale programmazione di Sveglia di Avvocatura. Valentina, un caro saluto che devi dare anche te alle colleghe e ai colleghi che ci hanno ascoltato. Sì, assolutamente, un saluto dal dietro le quinte, perché non mi si è sentita molto in questi giorni, ma ho operato sul sito e fatto di tutto di più perché questi tre giorni fossero i migliori e riescono bene. E dunque Andrea Pontecorvo, come al solito, si è dimenticato solo di un ringraziamento che va ai tanti avvocati, ai tanti ascoltatori che ci hanno seguito in questi giorni, ascoltatori per i quali abbiamo cercato di fornire il miglior servizio possibile. Siamo una redazione in crescita, una redazione di 13 persone che ha raccolto tanti contenuti esclusivi, ha voluto trasmettervi in diretta quella che era la voce della sala. Abbiamo fatto del nostro meglio, se in qualcosa siamo mancati non possiamo che chiedere scusa e promettervi che saremo certamente migliori a partire dalle prossime occasioni. Anche da Andrea Fin è tutto, dalla sala stampa del Palacongressi di Rimini è davvero concluso il 33esimo congresso nazionale forense. Appuntamento, come ha ricordato Andrea Pontecorvo, a lunedì mattina, perché si riparte con Svegliati Avvocatura. Buon weekend a tutti e buon ritorno sulle frequenze di Uslo Web Radio. Thank you.
libertà e diritto per diffondere giustizia. È con la passione che si raggiungono i grandi traguardi e le frequenze di Uslow Web Radio pulsano di amore per la nostra professione. Questa è la radio degli avvocati che parla agli avvocati. In onda ogni giorno tutte le novità normative, gli approfondimenti e le interviste sui temi di attualità passano da qui. Uslow Web Radio, il vostro appuntamento quotidiano con la giustizia.